sigla. La legata storica può iniziare. Regata storica 2018, buongiorno da Venezia, buongiorno da Francesca Nocerino. Tra poco qui sul Canal Grande assisteremo alla grande festa del remo con la disciplina unica al mondo della voga alla veneta che viene praticata qui sulla laguna da millenni. Con me gli ospiti che commenteranno questa grande festa del mare sono Costantino D'Orazio alla mia sinistra. Buon pomeriggio. Buongiorno Costantino, esperto di arte, critico d'arte. Alla mia destra c'è Alberto Vitucci. Alberto, presenza stabile di questa regata, esperto di voga alla veneta, e giornalista Malcolm Pagani. Ciao Malcolm, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Ma a commentare con noi vi collego con tutti i colleghi che sono in varie postazioni sia di Venezia sia del Lido, e la linea va a Carola Carulli alla Mostra del Cinema. Buon pomeriggio da Lido, davvero una settimana ricchissima è stata questa di anteprime mondiali con un red carpet degno di Hollywood. Vi racconteremo da qui i momenti più importanti di questa Venezia 75, grande vetrina internazionale, molti registi hanno scelto di portare qui i loro film. La linea può tornare a Venezia, ma restate con noi perché avremo molti ospiti e tante curiosità. Luca Colombo. Giornalistica regionale della RAI vi dà il benvenuto in questo azzardo di città così bella e così fragile. Dal pontile ai piedi della macchina alla tribuna d'onore intervisteremo i vincitori delle regate più attese. Linea a Giulia Apollonio. Eccomi, buon pomeriggio da Punta della Dogana o Punta da Mar, spartiacque che divide proprio il canale della Giudecca dal Canal Grande, luogo strategico per la città e anche per l'osservazione di questa regata che poi torneremo a commentare con un ospite di eccezione che sarà con noi più tardi. Intanto restituisco la linea a te, Francesca. E noi vi racconteremo questa regata attraverso il corteo storico che rievoca le tradizioni e i fasti della Repubblica Marinara di Venezia e attraverso la gara remiera. Tre principali sono le gare alle quali assisteremo: quella delle caorline, che è tuttora in corso, sono barche a sei remi, la gara delle donne su mascherette e infine la gara della Formula 1 del mare. Vitucci, vuoi dirci qualcosa di questa gara delle caorline adesso in corso? Ma è in corso la sfida delle caorline, stanno già duellando, arrivando sotto il ponte di Rialto che vedete in questa splendida immagine. Stanno passando sotto il ponte, ci sono due imbarcazioni, le pesanti caorline a sei remi, sono barche da lavoro rimaste intatte dal 1500 ad oggi, sono barche splendide spinte da sei vocatori, che praticamente sei motori che le fanno correre più dei fuoribordo. Abbiamo in testa il canarin della città di Caorle, seguito dal rosso di Burano. E questa era chiamata la regata dei sestieri perché praticamente raccoglieva i migliori campioni dei sestieri della città. Piano piano si è allargata anche all'estuario, alla terraferma, e questa ne è la dimostrazione, che in testa è proprio una barca della città di Caorle, vogata, remata splendidamente da questi vocatori che adesso stanno girando il ponte di Rialto, si avvicineranno al cosiddetto giro del paletto, che è una cosa di metà gara. Vedremo questa splendida, appunto, virata, e poi arriveremo qui davanti a Ca' Foscari all'arrivo. Abbiamo preso la linea mentre la regata era già nel suo pieno, ma poco prima di iniziare c'è stato un momento di raccoglimento, un momento importante, perché i vogatori che hanno sfilato qui sul Canal Grande davanti alla macchina, davanti a Ca' Foscari, con imbarcazioni d'epoca, hanno fatto un alzaremi.
vediamo le immagini di questo Alzaremi in omaggio alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, ecco, lo state vedendo, che è avvenuto, come ricordate, il 14 agosto a Genova. 43 sono state le vittime. È stato un omaggio alla Repubblica Marinara Sorella e ai suoi cittadini fratelli di mare. Proprio a Genova quest'anno si è svolta la regata delle antiche Repubbliche Marinare. E questa è stata una tragedia che ha spezzato non solo il cuore di Genova, ma il cuore di tutta l'Italia. Ma torniamo a commentare questa gara sportiva veramente agguerrita, dove si contenderanno il premio sportivi non solo locali, ma anche proprio sportivi internazionali. Però Venezia, Costantino D'Orazio, come vediamo da tutte le bellezze che ci circondano, non è solo sport in questo momento, ma è una città straordinaria, ricca di tradizioni, ricca di aneddoti, ricca di quante cose? Sì, ricca soprattutto di tanti ospiti, perché Venezia è stata una città sempre molto molto accogliente, ancora oggi lo è quando ci sono queste manifestazioni, come anche il Festival del Cinema o la Biennale. Però non ci dimentichiamo che a Venezia ha soggiornato Dante, Michelangelo ci è venuto due volte, anche Leonardo non ha disdegnato fare un passaggio qui in questa città, fino ai principi, alle principesse di ogni epoca. Non ci dimentichiamo che Venezia se l'è sempre saputa godere molto la vita. Nel 500 si contavano 10.000 cortigiane, che erano quasi il 20% della popolazione. Quindi, insomma, signore sicuramente eleganti e capaci di far divertire, diciamo così. Senti Malcolm, naturalmente Venezia è stata un set cinematografico a cielo aperto, tant'è vero che tantissimi sono stati film che ricordiamo o che non ricordiamo fatti a Venezia. Prima di parlarne, vediamo un servizio che ha fatto Carola Carulli sui tanti set di Venezia. Sempre costruita come un set, tutto appare talmente bello da sembrare nato per essere fotografato. Saranno i vicoli, i palazzi sontuosi, le gondole e quel canale su cui sfilano centinaia di barche. Venezia è una città dannatamente legata al cinema, che è sogno e bellezza. Più di 700 film sono stati girati sotto questo cielo e molte scene indimenticabili hanno trovato in Venezia il loro ciak immortale. Dagli anni 50 ad oggi la città è stata teatro di piccoli grandi capolavori. Visconti la sceglie per il suo senso, per raccontare una profonda passione amorosa. Di un amore decadente ci parlano invece queste immagini, tratte dal film Anonimo Veneziano, dove Florinda Bolcan e Tony Musante interpretano una coppia di ex che si muove in una città languida. Luogo perfetto per amori nascosti e passioni travolgenti, Venezia è stato anche teatro di indimenticabili avventure cinematografiche. Tra tetti spioventi e nascosti, i suoi cali sono stati scelti spesso per film di avventure. Mirabili gli inseguimenti di Harrison Ford in Indiana Jones, così come quelli di uno 007 che percorre Venezia su di una gondola che finisce dritta a Piazza San Marco. Magia del cinema, solo di una città che ha visto di tutto, così come uno dei suoi personaggi più emblematici, Casanova, qui interpretato dal compianto Heath Ledger, che rincorre dame e fugge dai piombi seducendo tutti e lasciandosi sedurre dalla sua stessa città. Mandate qualcuno al mercato della frutta! Palazzi, chiese, hotel di lusso, scenografie uniche hanno fatto da sfondo a tante pellicole di Hollywood. Una di queste è The Tourist, con Johnny Depp e Angelina Jolie. A decretarne il successo sicuramente la location dove fu girato. Tra rincorse e intrighi viene dipinta una Venezia al cardiopalma, con una Jolie al massimo dello splendore. Venezia romantica, Venezia che seduce e uccide. Bisogna spostarsi al Lido per vedere la parte più decadente della sua anima. Proprio qui, al De Ben, luogo simbolo del 1900 e dei suoi gloriosi fasti, sceglie di girare il suo Morte a Venezia, Luchino Visconti. E il Lido, con i suoi romantici angoli, i suoi hotel di lusso, è stato per molti luogo di ispirazione cinematografica profonda. Dianzi a questo hotel, dove tutto lo star system è passato e ancora passa, qui, dove vi hanno soggiornato re e dive di ieri e di oggi, il nostro Sergio Leone gira il suo capolavoro. Volevi un ristorante sul mare? Fuori stagione sono chiusi, l'ho fatto aprire per te. Questi tavoli sono tutti apparecchiati per due. Scegli pure quello che vuoi.
E il fascino e la solennità di questo hotel conquistarono anche Sergio Leone, che qui scelse in questa sala degli stucchi di girare una delle scene più emblematiche del film C'era una volta in America, era il 1984, i due protagonisti sono qui a cena, Robert De Niro ed Elizabeth McGowan. Immagini che sono quadri d'autore in movimento, che hanno sedotto la settima arte e i suoi migliori registi. La città lagunare non si stanca mai di avere riflettori su di sé, mentre quei tramonti sulla città sembrano fatti di cartone da quanto sono belli. E invece no, nessun cielo di carta alla Truman Show, qui è tutto vero, anche se sembra un sogno, come dovrebbe esserlo il cinema. E rientriamo nel vivo della gara, Alberto Vitucci, a che punto sono? Abbiamo appena passato il momento, diciamo, più importante, più delicato, il giro del paletto. Il Canarin della città di Caorle, della Remiera Francescana, è saldamente in testa, è una sorpresa, davanti ai favoriti, il rosso di Burano. Vedete che ci sarà ancora un po' di battaglia, adesso in vista del ponte di Rialto che è sullo sfondo, mancano circa 10 minuti all'arrivo di queste bellissime barche da trasporto. Li vedete, 6 vogatori che vogano tutti assieme. Abbiamo un'idea dell'equipaggio favorito? Certamente, l'equipaggio favorito era il rosso e non è ancora detto che non sia favorito alla fine, perché poi sai, adesso girano il ponte di Rialto verso destra e poi li vedremo arrivare qui. Praticamente in testa il Canarin della città di Caorle con Matteo Zane, Mauro Ceciliati, Leone Mao, Mattia Vignotto, giovanissimo figlio del campione che vedremo poi sui gondolini, Leonardo Ghigi e Federico Busetto. Il rosso che vedete tallonare il Canarin con la grandissima esperienza dei vogatori di Burano, che è un'isola della laguna dove le caorline venivano usate per lavoro, per la pesca a seragia, per il trasporto delle verdure, quindi ci sanno molto fare e io li terrei molto d'occhio perché proveranno sicuramente un attacco prima dell'arrivo. Quindi Burano con Stefano Tagliapietra, nipote del grande Ciaci olimpionico che vinse moltissime regate storico, Damiano Allegretto, Vittorio Selle che di professione fa il medico, Alberto Garlato, Vito Redolfi Tezzat, Fabio Donà. Diciamo che a bordo di queste barche non ci sono solo campionissimi che fanno la voga e basta, ma anche, come dire, gente un po' attempata, poi spiegheremo il perché. La passione del remo è i veneziani nascono con la passione del remo. Nel frattempo vogliamo vedere il percorso sul quale si incontreranno tutte le 3 gare che sono in corso oggi. Chiedo alla regia di mandare il percorso. Vitucci, qual è il percorso? Allora, il percorso è di circa 7 chilometri e la partenza delle gare più importanti, le caorline che stiamo vedendo, le mascherette delle donne che poi vedremo, eccoli qui, si parte dai giardini, si entra in Canal Grande, vedete con questo splendido montaggio, si gira il ponte Ca' Foscari, il ponte dell'Accademia Ca' Foscari, adesso si arriva a Rialto, ecco il Rialto a sinistra, naturalmente bisogna andare un po' più piano per non produrre moto ondoso. Qui a San Marcuola c'è il giro del paletto, c'è questo punto dove le barche tornano indietro, ripercorrono il Canal Grande, passano sotto il ponte di Rialto e arrivano qui davanti a noi a Ca' Foscari dopo 7 chilometri di percorso. Eccoli in vista del ponte di Rialto, il Canarin e il Rosso, sarà un duello molto bello da vedere. Ecco Costantino qui. D'Orazio, il ponte di Rialto che ritorna sempre in tutte queste gare, che ha una storia un simbolo di Venezia antica, no? Chissà quanti sanno però che in realtà il ponte di Rialto non è sempre stato così. È iniziato come un ponte di barche, quindi siamo ancora nel 200 ed è un ponte che è l'unico passaggio tra una parte all'altra del canale. Poi però, come vediamo in questo quadro di Vittore Carpaccio, diventa un ponte di legno e già in questo momento, siamo nel 400, ci sono botteghe, negozi sopra, perché fin da subito, quando diventa un ponte, diciamo, stabile, è anche un luogo dove i veneziani fanno il loro commercio. Insomma, sappiamo che sono dei grandissimi commercianti. E poi a un certo punto però decidono di trasformarlo in un ponte di roccia, di marmo, e ci sono diverse leggende legate a questo ponte, e ci ha voluto tantissimo per costruirlo il ponte di Rialto, decenni, tanto che i veneziani a un certo punto hanno cominciato a pensare che non sarebbe mai stato finito. La leggenda vuole che ce n'è due, una donna che dice: ah, prima che questo ponte finisca si farà in tempo a farmi uscire del fuoco tra le gambe, e altro invece che racconta, che dice: invece questo ponte non finirà mai, io scommetto che mi uscirà un'unghia tra le gambe prima che finisca.
Quando poi però il ponte finisce e insomma Venezia se lo riesce a godere, i veneziani in qualche modo si vendicano e stagliano la figura di questi due personaggi, di questi due detrattori, su due bassorilievi che sono su un palazzo proprio accanto al ponte. Quando si scende da Rialto verso il mercato, sulla destra, sul palazzo dei Camerlenghi, ci sono due sorte di capitelli a rilievo. Eccolo qua, qui c'è la donna a cui è uscito il fuoco tra le gambe e accanto proprio c'è invece l'uomo con una zampa, diciamo, con le unghie proprio tra le gambe. I veneziani sapevano essere molto vendicativi con chi diceva qualcosa contro la Serenissima. E mentre Alberto Vetucci tiene il nostro occhio sul remo e lo preghiamo di interromperlo, il canarino è ormai è quasi addirittura d'arrivo e resiste molto bene all'attacco degli esperti di Burano e credo che piazzeranno il colpaccio. Questa è grandissima soddisfazione per il giovanissimo Mattia Vignotto, poi ne racconteremo la storia, il figlio di questo grande campione che poi vedremo nei gondolini e che all'età praticamente di 20 anni sta già conquistando la bandiera rossa, che è appunto la medaglia d'oro, diciamo il primo premio che spetta ai vincitori nelle caorline. A bordo delle caorline ci sono giovanissimi e ci sono anche, non diciamo anziani, perché sono comunque gente che voga per 40 minuti e vedete con quale passione, con quale grinta e con quale forza, ma il più, tra virgolette, anziano è un avvocato che si chiama Marino Almansi, che ha addirittura 66 anni, dimostrazione che qui non vogano soltanto gli atleti, ma la voga veneta è un insieme appunto di forza, di tecnica, di conoscenza delle acque lagunari e della laguna intera. Malcolm Pagani, abbiamo visto questo bellissimo servizio sui set veneziani che hanno ospitato tantissimi film. Ce n'è uno in particolare che non c'era in questo servizio, che è molto divertente. Il protagonista era Alberto Sordi. Sì, Le vacanze intelligenti, un film credo del 1980, in cui i figli di Alberto Sordi, droghiere a Roma, decidono di rudirlo e di mandarlo in vacanza a Venezia per assorbire un po' dell'arte e della cultura di questo posto. Alla Biennale Arte Contemporanea? I due si recano, lui e sua moglie, alla Biennale, lei affranta dal caldo, dalla stanchezza, dalle file, si accascia su una sedia e ad un certo punto arrivano i turisti e la fotografano come se lei fosse protagonista di un'installazione. Ironia, insomma, anche rispetto alla cultura. D'altronde, come cantava Francesco Guccini, Venezia in albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola è anche un bel giro di giostra e qui il cinema è stato sempre una giostra. No, pensavo, avevamo visto Visconti prima, sì, che ambienta senso qui a Venezia, è morta Venezia. Aspetta un attimo, sì, fermiamoci, Vitucci. Le caorline sono in arrivo, il giallo, il Canarin ha resistito benissimo agli attacchi e sta arrivando qui tra gli applausi e l'ovazione della folla. Ricordiamo i loro nomi: Matteo Zane, giovanissimo di Burano, Mauro Ceciliati, Leone Mao, gondoliere allo Stazio di Santa Sofia, Mattia Vignotto da Sant'Erasmo, Leonardo Ghigi e Federico Busetto, giovanissimi, contenti, promettenti. Ecco l'Alzareni, che è un segno appunto di omaggio che si fa alle autorità qui davanti, e nettamente staccato il rosso di Burano, che partiva da favorito con Stefano Tagliapietra, Damiano Allegretto, Vittorio Selle, Alberto Garlato, Vito Redolfi Tezzatta e Fabio Donà. Per loro la bandiera bianca. Non ci sono state dunque contestazioni, no, anzi, una gara che è andata via liscissima, i tranquilla. I primi due hanno staccato nettamente tutti gli altri che devono ancora arrivare al traguardo mentre loro si riposano e si siedono. 40 minuti a questo ritmo e, come dire, costa parecchia energia, anche perché oggi, come vedremo più tardi, la corrente sta uscendo dalla laguna verso il mare. La laguna è una sorta di polmone che respira. Per 6 ore l'acqua entra dalle 3 bocche di porto, dopo 6 ore esce, in questo momento sta uscendo, quindi i nostri campioni hanno avuto sempre la corrente contraria ed è stato appunto un fattore anche quello forse decisivo per la vittoria di questi giovani e potenti vogatori del Canarin. Ecco il marron al terzo posto, il marron è di San Marco della Remiera Giudecca e il bianco del Lido al quarto posto. Ecco qua. Siamo in attesa, ecco qui, siamo in attesa della partenza della seconda gara, le donne su mascherete, nell'attesa che i campioni arrivino sulla macchina.
Qui è un susseguirsi, di gare. Queste sono le donne, questo è tutt'altro tipo di voga. Le donne vogano su mascarette, le mascarette come potete vedere sono delle barche molto più leggere, più corte, sono l'equipaggio formato da 6 a 8 metri, sì, l'equipaggio di due persone, di due donne, quasi sempre appunto ragazze ed espertissime vogatrici. Il via è stato dato anche qui ai giardini, vedete sullo sfondo la bellissima casa della Marinaressa, si chiama, a Castello, ed ecco che sono appena partite. Il cordino, che è dove si allineano le barche prima della partenza, ci dà appunto in questo momento le barche già sgranate, vedete il bianco. A bordo del bianco, questa è una curiosità, c'è la sorella di quello che ha vinto la regata di prima, che si chiama Lara Vignotto, con la mamma Luisella Schiavone. La tradizione delle famiglie in barca è molto forte. Chiediamo a Luca Colombo di prendere la linea. Solo un momento, perché nel frattempo voi parlavate, si è inserita la speaker ufficiale della regata, sta intervistando proprio Mattia Vignotto. Tra un momento subentreremo anche noi. Eccoci qua, Mattia. Mattia Vignotto, tu sei figlio d'arte. Dicevamo poco fa nella diretta sul 2 che c'è tutta la famiglia in Canale Grande. Penso che sia la prima volta, forse, che tutta una famiglia voga su una regata comunale. Volevo fare un grosso in bocca al lupo a mia sorella, a mia mamma, che adesso vogranno sulle donne col bianco, e poi a mio papà con Giampaolo, che speriamo facciano l'esordio, dai. Una coppia inedita, i due rivali di sempre. Beh, è una coppia inedita, però io sono molto contento e spero che facciano la loro bella figura, dai. E la vostra gara, di voi sei, come andata? La nostra gara siamo usciti primi e siamo riusciti a mantenere la prima posizione fino all'arrivo, dai. Imprendibili. Diciamo di sì, dai. Grazie, complimenti. Grazie Luca Colombo. Vitucci, è molto bello che questa passione si trasmetta di padre in figlio, veramente sono una stirpe di regatanti. Soprattutto i Vignotto, l'isola di Sant'Erasmo, cioè ci sono state appunto fazioni che negli anni 30 finivano anche a risse, a pistolettate nel canale della Giudecca, i Buranelli contro i Giudecchini, oggi c'erano quelli di Sant'Erasmo contro Burano, poi vedremo che in realtà poi è successa una cosa, che c'è stato un matrimonio tra tifoserie opposte e poi li vedremo i gondolini. Ma appunto la voga in famiglia si voga, la mamma insegna alle figlie. Questo è il canarin delle favoritissime Romina Ardit e Anna Mao. Guardate con che grazia, con delicatezza vogano, hanno una sincronia perfetta. Loro hanno vinto più di tutte, le chiamano le regine del remo, sono le favorite, sono in testa, e il celeste sullo sfondo, il celeste dove vogano due giovanissime di Burano, Elena Costantini ed Elisa Costantini, sta cercando di arrivare vicino alla loro poppa prima che le barche imbocchino l'ingresso del Canal Grande che abbiamo visto prima. A quel punto superarsi sarà molto molto difficile, ma guardate con che grazia queste vogatrici spingono sul remo, perché spingono molto forte, il percorso è uguale a quello delle caorline, a quello degli uomini, la barca è più leggera ma la corrente è ugualmente contraria, come dicevamo prima. Gara molto agguerrita che noi donne, come potete immaginare, seguiamo con particolare passione, e allora aspettiamo che queste atlete arrivino all'ingresso del Canal Grande. Ci colleghiamo con il Lido nuovamente, dove c'è per noi Carola Carrulli dalla Mostra del Cinema con due ospiti. Carola, a te la linea. Sì, Francesca, dicevamo appunto questa mostra di Venezia 75, tantissimi titoli internazionali ma anche nelle sezioni collaterali molti titoli interessanti e curiosi. Ho come due registi, Luca Lucchetti, Laura Lucchetti e Francesco Patierno, un documentario e un cortometraggio. Allora Laura, comincio da te, si chiama Sugar Love, racconta di un matrimonio però raccontato da Pupazzetti delle torte. Sì. È un cortometraggio a passo 1, stop motion, e i due protagonisti sono due pupazzetti, Gemma e Marcello, che si stanno per sposare, perché sono due pupazzetti su una torta nuziale, quindi hanno tutte le emozioni di due sposi, ma sono due sposi di zucchero. Che cosa si raccontano? Si raccontano che si ameranno, si raccontano lei ha paura di essere troppo grassa, lui si trova dello zucchero sulle scarpe, quindi non sarà elegante abbastanza perché avrà le scarpe sporche. Tutti i timori e gli entusiasmi di due sposi a pochi minuti dal matrimonio, ma appunto sono due sposi su una torta. Tenerezza e divertimento, decisamente. E un po' di malinconia. Che non manca mai. Né mai. Nei matrimoni poi. No. Allora, Francesco Patelli invece porta tutt'altro, un documentario molto interessante, hai aperto un archivio immenso che è l'archivio RAI, porti il film documentario Camorra,
che racconta la Camorra come è cambiata negli anni, racconta delle interviste indimenticabili come quelle di Gio Marrazzo e tanti giornalisti. Come si faceva la televisione allora? Erano grandi inchieste? Sì, un tesoro di immagini sommerso, straordinario, che ho cercato di rispettare, soprattutto di esaltare e di trasformarlo in un racconto avvincente, cinematografico, ma comunque molto aderente al reale. Ci sono dei documenti straordinari, in parte anche inediti. Una TV che diventa cinema. Una TV che diventa cinema anche perché molti degli operatori dell'epoca facevano del cinema e si vede nei dettagli, nella costruzione delle immagini, non solamente dei reportage, che comunque sono straordinari, sono fortissimi. Prima di lasciarvi, un pensiero su Venezia 75. È una festa meravigliosa, non solo a livello internazionale, ma anche i titoli italiani sono molto interessanti, i titoli della settimana della critica sono ricercati, c'è una grandissima energia, è bello essere qui, è bello essere parte di questa cosa meravigliosa. Francesco? E al di là del suo fascino storico, è da 2 anni che Venezia, secondo me, è il miglior festival del mondo per la qualità dei film che sa scegliere, questo non lo dico io, ma lo dicono tutti. Bene, vi ringrazio per essere stati qui. La linea può tornare a Francesca Nocerino. Sì, grazie Carola, e anche noi ricordiamo con grande stima Gio Marrazzo, giornalista del TG2. Vitucci, raccontaci a che punto siamo. Siamo al punto che le due favorite stanno allungando e Romina Ardit e Anna Mao a bordo del Canarin le chiamano le regine del remo perché hanno vinto appunto 8 regate storiche consecutive, poi pensate, si sono ritirate, sono diventate mamme tutte e due, ne hanno vinte altre 2 e adesso si avviano, se non succederà nulla di strano, a vincere la loro 11ª. Le chiamano le gemelle del remo perché sono nate lo stesso giorno, dello stesso mese, dello stesso anno, nel 77, sono quarantenni, ma non si direbbe perché viaggiano con una grazia e un'eleganza eccezionale. Ecco sulla destra vedete la grafica che ci mostra appunto gli equipaggi con la mascheretta, questa è il viola di Elena Almansi e Romina Catanzaro, poi abbiamo il celeste con Elena Costantini ed Elisa Costantini ha 20 anni, pensate un po', rosso Magda Tagliapietra e Sofia Daloia, queste sono al terzo posto in questo momento, il verde di Giuseppina Busetto e Maria Memo, la presidente della Voga e Para di Burano, quindi è un'animatrice anche di regate sociali, l'arancio di Luigina D'Avanzo e Mary Jane Caporal, ecco loro due scherzando dicono abbiamo 110 anni in due, beh, pensate un po', eppure volgano in questo modo così bello, rosa, Cimarosto Nausica di Sant'Erasmo e Elisabetta Nordio dalla terraferma, il marron con Francesca Costantini e Chiara Curto che di mestiere fa la sandolista, cioè porta i turisti nel sandalo. Costantino D'Orazio, la voga alla veneta viene praticata da millenni qui sul Canal Grande. Come ha influenzato l'arte? Ci sono anche tanti disegni ispirati alle regate, vero? Molte opere, tra l'altro, sono sparse in tutto il mondo, perché dobbiamo pensare che quello che stiamo vedendo noi oggi alla televisione in passato veniva in qualche modo ritratto, fermato come un fermo immagine da questi quadri bellissimi. Questo è Canaletto e si nota come in primo piano le figure sono mascherate, perché in passato, spero che Vitucci mi possa confermare questo, La regata storica avveniva anche durante il periodo di carnevale e quindi il Canal Grande si trasformava in un grande teatro all'aperto dove tutta la città partecipava, vedete sui palazzi i drappi, insomma è una grandissima festa che Canaletto soprattutto ha immortalato con quadri bellissimi e addirittura poi nel corso dei secoli... Ricordiamo, l'ho chiamato Canaletto proprio per questo motivo, certo, no? Certo, proprio perché in realtà il gran canale, il canale principale di Venezia è stato il suo teatro, quello che ha rappresentato di più, addirittura De Chirico è arrivato a Venezia affascinato da questo spettacolo che stiamo vedendo oggi con la televisione e l'ha immortalato in un altro suo dipinto. È anche riconoscibile la barchetta che vediamo qui, anche nel disegno di Jacopo De Barbari, no? della città vista dall'alto, e del Cinquecento c'erano già le regate, esatto. Pensate un po', quindi è una cosa veramente antica e ancora attualissima. Ecco le due ragazze sul Canarin che allungano, il celeste dietro molto brave e volenterose, Elena Costantini e Elisa Costantini da Burano che proveranno sicuramente un attacco arrivando qui, ma sarà piuttosto Vi annuncio difficile. Che stiamo per dare la linea al TG2, quindi ci interrompiamo un attimo, a tra poco, linea al TG2.
Regata storica di Venezia 2018, siamo di nuovo in onda dal Canal Grande, è in corso la gara delle donne su Mascherete. Vitucci, a che punto siamo? Eccole qui, hanno appena passato il ponte dell'Accademia e stanno per arrivare davanti alla macchina, cioè dove sono le autorità qui a Ca' Foscari. Sono saldamente in testa le favoritissime Romina Ardita e Anna Mao a bordo della Mascareta Canarin. La Mascareta, ricordiamo, è una variante del sandalo, una barca tipica lagunare, splendida, a fondo piatto, vedete, molto maneggevole, perché i veneziani avevano delle eccellenze incredibili. Guardate queste barche come sono pensate per andare sui bassi fondali, per riuscire a passare da una parte all'altra. Sono manovrabilissime, leggere. Ed ecco, vedete anche che affiatamento c'è fra la poppiera, quella che sta dietro e che dà appunto la direzione, la rotta, eccola, e quella davanti, la proviera, che si chiama appunto Anna Mao. Guardate che sincronia e che leggerezza, non sembra nemmeno facciano fatica, eppure hanno la corrente molto contraria. Allora, Venezia, una città dalla storia millenaria e anche dai tanti misteri. Uno di questi misteri, naturalmente, per chi non è a conoscenza di ingegneria, è di come questi palazzi siano costruiti e si reggano su fondamenta completamente immerse nell'acqua. Ma sentiamo Giulia Apollonio che ci racconta di che cosa si tratta. Come è stato possibile costruire questa città sull'acqua? Se lo domandano in tanti, noi vogliamo proprio portarvi a vedere i segreti delle fondazioni di Venezia. Venite con me. Un sistema davvero straordinario. La città appoggia su milioni di pali conficcati nel fango, per i quali venivano utilizzati legni particolarmente resistenti che arrivavano dai boschi del Cadore. Le fondazioni si trovano in realtà 2 metri sotto la superficie dell'acqua e quindi è solo in occasione del prosciugamento di alcuni canali o dell'apertura di un cantiere che si può ammirare come sono fatte le fondazioni dei palazzi di Venezia. Si conficcavano pali a rifiuto, cioè si conficavano finché gli operai che li infiggevano riuscivano a buttare giù questi pali, quindi era uno sforzo improvo, che poi venivano ovviamente livellati e sopra di questi venivano posati dei tavolati a croce e sopra il tavolato veniva costruito il mastio della fondazione, prevalentemente in pietra d'Istria se era un palazzo importante o in mattoni se era un edificio più piccolo. Mila pali si trovano alla base del campanile di San Marco, sotto al ponte di Rialto ce ne sono 11.000. Per costruire la Basilica della Salute ne sono stati infissi 22.000. Il segreto è nei fanghi della laguna. Se il legno rimane sott'acqua senza entrare in contatto con l'ossigeno, i batteri non possono decomporlo. Non sempre questo lavoro di costruzione dei palazzi sull'acqua riusciva perfettamente, come vedete. Il palazzo dietro di me, un famosissimo palazzo rinascimentale, è completamente fuori asse, ma tant'è, quella ingaggiata dai veneziani con l'acqua è una sfida che dura dal 421 d.C., cioè dall'anno di fondazione di questa meravigliosa città, e non si può dire che i veneziani non l'abbiano vinta. Ci si dice fondamenta o fondazioni? Fondazioni, le fondamenta, noi a Venezia le chiamiamo le rive, chiamiamo le fondamenta. Questa è comunque veramente il segreto della sopravvivenza di questa città per secoli e secoli, cioè l'uso sapiente appunto del legno, dei mattoni che ancora vediamo dall'epoca romana, poi il nostro critico ce lo potrà dire, e l'uso del cemento che è stato appunto introdotto soltanto nel Novecento, ma a Venezia per fortuna è ancora abbastanza limitato, non ha irrigidito le nostre fondazioni, che quindi hanno una durata e un'elasticità assolutamente maggiore di altri posti. E poi la conservazione appunto dei legni che venivano dal Cadore, la Serenissima faceva venire giù milioni di legni, di pali, con il sistema della fluidazione, li caricavano sulle zattere, le facevano scendere per il Piave, per il suo affluente Boite. Eccolo qui, oggi abbiamo appunto, ecco, lo potete vedere, zattera. Una zattera, ma soprattutto a bordo ci sono i famosi zattieri del Piave, che
da secoli praticavano questo tipo di trasporto assolutamente ecologico e molto efficace. Cioè i tronchi venivano raccolti a Perarolo, a Codissago e alla confluenza del Boite con il Piave, venivano caricati su queste zattere che arrivavano qui dietro nella fondamenta che si chiama appunto delle zattere, e servivano innanzitutto per costruire le navi, perché ricordiamo che nell'arsenale la Serenissima costruiva quasi una nave al giorno nel periodo d'oro, era l'arsenale più potente del mondo, la fabbrica più grande del mondo, come la definisce anche Dante nella Divina Commedia, e poi appunto per i pali delle fondazioni. Ecco intanto la gara che si sta avviando al famoso giro del paletto, e quindi sono sempre saldamente in testa Romina Arditta e Anna Mao. Sorprese per il momento non ne abbiamo. Malcolm Pagani, torniamo a guardare Venezia ogni volta che la vediamo, dicevamo prima un set a cielo aperto, e questo ci fa pensare a Visconti. Ci fa pensare a Visconti, che comunque fu, come dire, non rancoroso nei confronti di Venezia, pur avendo perso due leoni d'oro già assegnati quasi dalla critica in maniera univoca per Senso e per Rocco Suoi Fratelli, e tornò a ambientare Morta Venezia. E comunque il Festival di Venezia, il più antico del mondo, preceduto solo dall'Oscar, invenzione del Conte Volpi nel 1942. Insomma, dovunque ci si giri, a Venezia si trovano cose antiche, anche in termini di festival. No, è interessante pensare che 30 anni fa, nel 78, l'edizione non si svolse come non si svolse quella del 77, come ci furono tumulti durante il 68. La direzione di Barbera è riuscita a riportare il festival, come spiegava Paterno prima, agli allori di un tempo, e oggettivamente, arrivando temporalmente a qualche mese da Cannes, la possibilità di avere così tanti film di qualità in concorso è una prerogativa, un talento vero dei selezionatori. Ormai si dice che chi va a Venezia va all'Oscar. Costantino D'Orazio, e su questo Canal Grande si affacciano palazzi meravigliosi che raccontano di fasti, ricchezze, di grandi architetti. Sì, c'è un modo per capire però quanti anni hanno questi palazzi, a che periodo appartengono, e allora io vi propongo una sorta di leggenda, come si fa a capire se un palazzo è più antico di un altro o meno qui a Venezia. Allora partiamo da questo Cadamosto, che è uno dei più antichi palazzi di Venezia, che affaccia sul Canal Grande, e lo si riconosce perché ha delle finestre con arco, si dice a tutto sesto, quindi non hanno punte sostanzialmente, e ha già una struttura molto tipica, perché come vedete tante finestre sono allineate nella parte centrale del palazzo, mentre invece sono isolate quelle laterali. Perché succede questo, Francesca? Perché i palazzi veneziani non sono, come in tutte le altre città italiane o d'Europa, semplicemente delle dimore fastose, ma sono dei palazzi in cui i veneziani lavoravano. Erano i loro showroom. Allora, nella parte bassa, si vede anche qui da questa immagine, ci sono i portici, per cui si poteva già entrare con le barche e portare le loro merci. E a questo portico corrisponde il grande salone centrale, illuminato da tutte quelle finestre, dove facevano vedere, mostravano le loro merci. Prendono quasi tutti il nome dalle famiglie quasi che li hanno costruiti. E infatti si chiamano Pisani Moretta, si chiama, questo per esempio è del 400, e anche qui le finestre, cosa è successo alle finestre? Sono finestre cuspidate, cioè hanno queste punte, perché? Perché Venezia ha sempre guardato a Oriente, ha sempre guardato a Bisanzio prima e poi al mondo anche turco, e da lì ha preso ispirazione, quindi qui si intrecciano degli archi che producono queste punte e fanno gli archi tipici. Anche il palazzo dove siamo noi, e adesso dietro la macchina, Ca' Foscari, è esattamente costruito nello stesso periodo con la stessa idea. Tra l'altro lui ha una posizione meravigliosa, perché è il palazzo in volta di canal. Qui il Canal Grande fa un giro a gomito, e come vedi dietro tutta quella teoria di finestre c'è il grande salone dove oggi avvengono le feste, ma in passato le stoffe, le spezie che i veneziani prendevano d'Oriente venivano mostrate ai clienti. E in questo momento ai piedi di Ca' Foscari ci siamo noi che assistiamo a questa regata. Esatto. Vitucci. Questa regata splendida, anche se dominata assolutamente dalla mascheretta Canarin che vedete qui in primo piano con Romina Arditta e Anna Mao, e sulla destra abbiamo il celeste di Elena Costantini ed Elisa Costantini di Burano. Si stanno avvicinando a quella che dicevamo prima, è un momento molto particolare della gara, cioè il cosiddetto giro del paletto. Paletto perché appunto era un palo, adesso è una boa, dove le caratteristiche, le
capacità tecniche di questi regatanti vengono messe a dura prova. C'è sempre qualcuno che prova a infilarsi, cosa che non potrebbe, tra la barca e il palo per guadagnare posizioni, ma dobbiamo dire che nel corso degli anni le regate femminili sono molto più corrette di quelle del... di quelle dei maschi, insomma. Eccole qui che si stanno, il paletto è a San Marcuola e davanti alla serie del casino a Cavendra Mincalergi. L'avvocata è ormai tranquilla perché è un po' difficile che in questa fase si tentino sorpassi. Le prime quattro posizioni, che sono poi quelle premiate dalle cosiddette bandiere, che è un'usanza che è stata introdotta appunto recentemente all'inizio del secolo, le prime quattro posizioni vengono premiate con le bandiere nell'ordine rossa, bianca, verde e blu. Per ora la bandiera rossa è saldamente in testa all'equipaggio Canarin, che sta transitando adesso davanti a San Stae, quindi a pochi metri dal giro del paletto che adesso vedremo. E allora nel frattempo andiamo in un palazzo che raccoglie la migliore collezione dell'arte veneziana, e sono le gallerie dell'Accademia. Qui c'è l'uomo vitruviano di Leonardo e qui si impara l'arte del disegno. Vediamo che cosa ha raccolto Giulia Apollonio in queste gallerie dell'Accademia. Mi trovo nelle gallerie dell'Accademia di Venezia, un museo che custodisce opere celeberrime come questa presentazione al Tempio di Maria di Tiziano oppure questo trittico del Vivarini. D'altronde questo museo custodisce anche una delle collezioni più straordinarie di arte veneziana e veneta tra il XIV e il XVIII secolo. Pochi sanno invece che in questo museo è custodito anche l'uomo vitruviano di Leonardo, un'opera assoluta, un'opera che ha attraversato i secoli e la cultura e che anche si accompagna sempre in queste gallerie ad altri disegni sempre dello stesso Leonardo. Ma in queste gallerie è contenuta anche un'altra opera che ritrae Leonardo e che potrebbe spiegare uno dei segreti della vita di questo genio fiorentino, è vero? Tutti gli studiosi sono concordi nel considerare che Leonardo per tutta la vita abbia dipinto con la mano destra, mentre abbia disegnato e scritto con la mano sinistra. In questo disegno, come vediamo, la cosa interessante dal punto di vista medico è la posizione della mano e del braccio di Leonardo, visibilmente anomalo. Nel 1517 De Beatis, il segretario del cardinale d'Aragona, incontra Leonardo e descrive appunto questa paralisi. Molto probabilmente Leonardo negli ultimi anni di vita è stato affetto da malattia vascolare ischemica tipo ictus oppure da un trauma dovuto alle sincopi e agli attacchi ischemici transitori di cui soffriva. Per cui dobbiamo pensare che Leonardo abbia smesso di dipingere nell'ultima parte della sua carriera proprio per questo problema. Dall'altra parte ha continuato a produrre cartoni e disegni perché la mano sinistra era comunque abile e non aveva nessun tipo di problema dal punto di vista cognitivo. Questa è la voce dell'esperto di malattie nell'arte, ma il critico d'arte invece cosa ne pensa? È un'ipotesi molto affascinante. La cosa curiosa è che Giovanni Ambrogio Figino, l'autore di questo disegno, non ha mai conosciuto Leonardo, non l'ha mai visto, perché fa parte di una generazione successiva. Quindi sicuramente Leonardo non è stato in posa. Di fatto qual è l'importanza di questo disegno? Testimonia come anche gli artisti 20 anni, 30 anni dopo la morte di Leonardo ancora lo ammiravano in un modo straordinario. Ed eccoci tornati in diretta. Prima di dare la parola ad Alberto Vitucci, che ci racconta che cosa sta accadendo, ecco, queste sono le bellissime barche d'epoca che arricchiscono il corteo storico, pissone, di cui parleremo pissone, tra poco. Volevo salutare Malcolm Pagani. Malcolm, grazie di essere stato con noi. Torni a lavorare, buon lavoro allora alla mostra del cinema. Grazie. Alla prossima. Vitucci, a che punto siamo? Ma siamo, non dico al punto di prima, perché siamo in vista del Ponte di Rialto, al ritorno, quasi all'arrivo
diciamo che è una gara che praticamente ecco, lo vedete al giro del paletto, il famoso giro del paletto. Guardate, questa manovra è molto difficile perché la vogatrice che sta a poppa deve far girare la barca praticamente di 180 gradi senza farla sbilanciare. In questo caso non c'è battaglia, la vedremo invece poi con i maschi, probabilmente con i gondolini, con i velocissimi gondolini. Qui si svolge tutto molto regolarmente. Una volta girato il palo si riprende a vogare, vedete, con un ritmo molto più alto. E però le prime due posizioni, guardate che bellezza, che affiatamento di queste due ragazze in barca che, cara Francesca, dovresti provare anche tu a vogare un po', a vedere lì se riesci a stare in equilibrio, a tenere soprattutto, vedi... Sono assolutamente certa che non ci riuscirei senza neanche tentare. Vedi il remo come sta appoggiato sul cosiddetto scalmo, che noi chiamiamo forcola. Sono delle equilibriste assolute queste. È un'opera d'arte questa forcola, perché il remo è soltanto appoggiato, capisci? Non è chiuso dentro, oppure... Cioè, ci si mette un attimo, come dire, a perdere il remo e a finire. Loro e campioni dei gondolini. Il campioni è successo anche nelle nostre dirette, è successo più di qualche volta negli anni scorsi. E ne succedono di tutti i colori. Quindi eccoci di nuovo con il Canarin. Ecco le barche. Sono le nostre barche delle nostre quattro regate che vediamo oggi. Vedete sulla sinistra le caorline a sei remi, come dicevamo, le barche da lavoro molto spaziose con la poppa uguale alla prua. Ed è una formula talmente vincente che non è mai stata cambiata. Ecco, messi a confronto si vede la differenza. Sì, si vede come molto pesanti. Il gondolino, quello che vedremo dopo, è quello più affusolato di tutti. È più leggero. La caorlina pesa 4 quintali. Il gondolino pesa poco più di un quintale e mezzo, cioè quindi insomma poco più di chi lo voga tra i nostri giganti a prua. Per cui quella è una barca da lavoro, questa è una barca da corsa, da regata. Poi c'era appunto la mascaretta, che è una variante del sandalo dove vogano le donne, e il pupparino, dove vogano i giovanissimi, che si chiama così perché la poppa è molto rialzata, e venivano usati anche per questioni di vigilanza. I pupparini sono anche abbastanza difficili da portare e ci vogano i giovanissimi. C'è una cerimonia che si tiene ogni anno prima, qualche giorno prima dell'inizio di questa regata, che è la benedizione dei gondolini. Sì, è una tradizione che è stata ripristinata da qualche anno sul sagrato della Basilica della Salute, che per noi veneziani è una cosa sacra, perché appunto ricorda la fine della pestilenza nel 1630. Ecco la benedizione di Don Fabrizio, parroco della Salute, che impartisce la benedizione ai regatanti poco prima, tre giorni prima della gara. Ma come mai solo ai gondolini? Le altre ci sono anche le donne, però diciamo che la regata clou, che è quella che vedremo fra poco, le chiamiamo noi le nostre Formula 1 del remo, no? Insomma, adesso... Perché la definizione in genere è benedizione dei gondolini, invece partecipano tutte quante. Partecipano anche le donne, dei... anche i giovanissimi quest'anno, ecco li vedete, queste sono le donne, molto, molto brave, molto disciplinate, ed è una tradizione che si sta riprendendo. Quindi... Tra i giovanissimi c'è qualche vignotto, voglio immaginare, qualcuno della famiglia Vignotto, sì, ci sarà. I giovanissimi sono talmente forti, i giovanissimi Vignotto, che vogano appunto nelle categorie superiori, nelle caorline dove ha già vinto il ragazzo, e nelle donne dove probabilmente Lara con sua mamma Luisella Schiavon si avvia forse a vincere una bandiera, se avrà un po' di madre e figlio, fortuna. Di nonno e nipote. Ma tanto, guardate queste riprese meravigliose dal tetto del Fontego dei Tedeschi, vicino a Rialto, restaurato di recente. Eccole che passano sotto il ponte di Rialto in ritorno. Ma Venezia è anche cultura contemporanea, Costantino D'Orazio. È uno dei punti, dei templi della cultura contemporanea a Venezia, il Palazzo Venier de Leoni, ovvero la fondazione di Peggy Guggenheim. Un luogo straordinario. 70 in cui... anni quest'anno, 1948 fu acquistato. Esatto, e la collezione immediatamente dopo fu esposta lì, e tra l'altro è stato un luogo di eccezionali incontri, perché Peggy Guggenheim non era soltanto una appassionata d'arte, che appunto a cui piaceva farsi fotografare con i quadri, ma era anche molto appassionata degli artisti. C'è un episodio bellissimo. Questa qui è un'opera di Calder, queste sono opere degli artisti surrealisti, e lei in qualche modo, per non far dispiacere né i surrealisti e né gli astrattisti, in occasione di una grande inaugurazione andò indossando due orecchini, uno di Tanguy e uno di Calder. Ci voleva diplomazia all'epoca, esatto, con gli artisti, per dimostrare, no? Come fosse assolutamente imparziale. Stiamo vedendo le immagini della mostra
mostra che è in corso in questo periodo alla Fondazione Guggenheim a Venezia, dove si ripercorre proprio l'esordio di Peggy nel 1948 e dialogano poi con opere di Joseph Albers, che è un artista. C'è la ricostruzione astrattista dell'allestimento dell'epoca. Sì, perché stiamo vedendo, stiamo vedendo il padiglione greco ai giardini della Biennale, perché nel 48, prima di essere esposta a Palazzo Venere dei Leoni, le sue opere vennero esposte dentro la Biennale, proprio in questo padiglione, e qui appunto stiamo vedendo la ricostruzione. Questa è un'opera di Picasso, questa è un'opera di De Chirico, insomma una donna dal grandissimo gusto e soprattutto dal grandissimo fascino e carisma. Beh, è stata una donna forte, una donna che ha osato molto, perché la sua famiglia di miliardari americani non era affatto d'accordo a che lei acquistasse questo palazzetto qua. Assolutamente no, perché Venezia era comunque ancora un po' ai margini della cultura all'epoca. Eccoci, Vitucci. Ah, siamo quasi all'arrivo, mancano poche centinaia di metri, 400-500 metri. Si tenta l'ultimo attacco, vedete in secondo piano sulla destra la mascheretta celeste di Elena Costantini e Elisa Costantini di Burano, che tentano un attacco ma con poca convinzione. A questo punto converrà loro accontentarsi del secondo posto per evitare altre cose. In primo posto, saldamente in vista del traguardo che taglieranno fra pochissimi minuti, il Canarin di Romina Ardit e Anna Mao. Quanto mancherà adesso al... Mancano circa 400 metri, hanno attraversato nuovamente il ponte di Rialto e stanno arrivando, vedete sullo sfondo il campanile di Santi Apostoli, e una luce che comincia veramente a dare le emozioni che vediamo. Costantino Doracci, in questa gara veramente Venezia celebra il passato ma anche il presente, un contrasto culturale addirittura fortissimo. Ma sì, Venezia in realtà è un po' come Roma, no? Potremmo definirla città eterna, cioè una città senza tempo, perché queste che sono tradizioni centenarie in realtà oggi non hanno perso nulla del loro fascino, nulla della loro energia. Siamo esattamente come quei signori che si affacciavano ai loro palazzi nel 400, nel 500, ma passano davanti a loro queste donne, questi atleti, esattamente come accadeva all'epoca. Atlete peraltro modernissime, con tecniche modernissime anche, pur se si muovono secondo una disciplina antica. E non solo, ma anche dopo un periodo di crisi abbiamo visto anche una nuova vitalità della voga, soprattutto nella città storica, che perde abitanti, perde energie, si dice sempre, no? In questo caso le energie le sta acquistando con questo gruppo di donne, anche non più giovanissime, che hanno fondato questa Rowing Venice. Eccole che stanno arrivando al traguardo. Rowing Venice insegnano a vogare anche ai turisti, pensate un po', e molte di questi equipaggi fanno parte di questa associazione. Negli ultimi anni la voga alla veneta femminile si è molto sviluppato. Eccole siamo al traguardo. Alzaremi, eccolo qua, il remo pesa dopo 40 minuti di regata. Quindi vincono la regata storica 2018 delle mascherette donne, Romina Ardit e Anna Mao sulla mascheretta Canarin, secondo posto meritatissimo alle bravissime Elena Costantini ed Elisa Costantini sul celeste. Molto staccato al terzo posto, il verde dovrebbe esserci, adesso lo vedremo arrivare, contentissime, eccolo. Ma vengono calcolati anche i tempi di queste gare? Sì, vengono calcolati i tempi, ma cioè, più record, cose del genere. Ma no, perché la particolarità di queste gare è che cambiano sempre. Cioè, la marea può incidere tantissimo. Giusto, le condizioni sono sempre diverse. Tra mezz'ora, quindi, quando vedremo i gondolini, la velocità sarà diversa, non solo perché la barca è diversa, ma perché la corrente corre in modo diverso. Qua a Venezia è molto importante nel Canal Grande la posizione delle acque, cioè il numero d'acqua cioè il posto dove appunto la barca viene allineata al cordino, che viene estratta per sorteggio prima della partenza. Non è come nella Formula 1 dove il miglior tempo delle eliminatorie conquista la pole, no? Qui vengono estratte, però ci sono dei posti, come dire, più avvantaggiati, poi lo descriveremo bene, quelli all'esterno, e quelli invece più penalizzati verso riva. Ecco le prime barche. Dunque ancora non arrivano, come mai non salgono sulla macchina? Ci potrebbe essere stata qualche contestazione procedura? Sono molto staccate, probabilmente c'è stato qualche, qui si chiama impasso a Venezia, no? Luca Colombo, che succede lì sulla macchina? Come mai le campionesse non salgono? No, tutto molto tranquillo, semplicemente stanno aspettando di poter attraccare, forse si riposano un po' dopo lo sforzo. Aspettiamo con fiducia. Il primo posto è saldamente quindi del Canarin, il secondo del Celeste,
a seguire il Marron, dove ci sono Francesca Costantini e Chiara Curto, di origine genovese e di professione sandolista, perché anche le donne ultimamente cominciano a fare le gondoliere, no? Ne abbiamo un paio che hanno superato l'esame, sui 400 gondolieri abbiamo due sostitute gondoliere donne, anche se è un po' difficile in un ambiente, per così dire, un po' maschilista, no? Però ci sono delle remiere strettamente riservate alle donne, vero? Le remiere hanno un'attività anche di insegnare appunto questa disciplina ai più giovani, dove le donne sono, posso dirlo, molto più brave anche dei loro colleghi maschi e molto più volenterose. Quindi oltre a un premio per singola barca c'è anche un premio per squadra? Cioè i gialli, se vengono tutti gialli hanno un loro premio, no? Sì, il canarino, ognuna di queste regatanti prende un premio dal comune e dei premi aggiuntivi dalle aziende. Nell'attesa che le nostre campionesse salgano sulla macchina, vediamo che cosa succede a Punta della Dogana, dove c'è Giulia Pollonio in collegamento. Giulia, a te. Eccoci di nuovo, con me c'è un mito della voga alla veneta, Gloria Rogliani. Pensate, ha vinto ben 6 edizioni della regata storica, è così Gloria? Sì, è così, ho vinto diverse regate storiche, però proprio quello che mi è piaciuto è proprio la voga in sé, più delle vittorie. Ecco, ma da quanto tempo vogano le donne a Venezia? Allora possiamo risalire nei lontani tempi di Caterina Cornaro, che desiderava vedere le donne i remi per far vedere agli ospiti le veneziane. E quindi sono 6 secoli erotti che le donne vogano? 6 secoli che stiamo ancora appunto vogando, e quindi abbiamo questa grande passione di dimostrare ai remi quello che vogliamo anche. Pensate che Gloria non soltanto è il volto più noto della voga alla veneziana, ma anche è colei che fa la selezione ai gondolieri maschi, e così come reagiscono? E anche loro hanno visto che la mia passione mi porta anche alla conoscenza di questa categoria, che è una categoria che va aiutata, e quindi reagiscono bene, quindi c'è un dialogo e quindi siamo in grado di portare avanti tutti insieme questa tradizione molto importante. Ecco, un commento sulla gara delle donne che abbiamo appena visto passare. Come da pronostico, le due gemelle, perché le due ragazze, Romina Mao e Ardita Anna, Anna Mao, mi sono anche sbagliata nei nomi, sono nate lo stesso giorno e quindi da pronostico hanno vinto anche questa edizione. Però ci sono state anche delle belle imbarcazioni, tipo madre e figlia, Luisa la Schiavon con la figlia. Senti, ma difficile per una donna vogare e inserirsi in un mondo maschile? Credo che ci sia la difficoltà di gestire un po' la famiglia, il lavoro e quindi anche la voga. Dicono più degli uomini e purtroppo è così, abbiamo figli, abbiamo degli impegni, quindi quasi tutte lavorano e quindi non è per niente semplice, è anche un po' uno sport, direi strong. Quindi siete anche un po' forti, diciamo, per fare questo in tutti i sensi. Sì, penso che tutte le donne che vogano hanno una marcia in più. Esatto, una marcia in più. A te la linea, Francesca. Grazie Giulia Pollonio, e stanno partendo i gondolini, la gara più attesa. Sono partiti in questo momento i gondolini, la gara più attesa, le leggerissime barche da regata, le Formula 1 del remo, dove si misurano veramente i grandissimi campioni del remo. Abbiamo quest'anno una grande novità che sta facendo discutere le tifoserie e farà discutere anche più avanti. Vi ricordate che negli ultimi 20 anni praticamente due tifoserie si affrontavano a mano armata, possiamo dire, tra virgolette, no? Quelli di Burano e quelli di Sant'Erasmo, da una parte i Vignotto, dall'altra Giampaolo d'Este. Bene, la grande novità di quest'anno è che Rudy Vignotto vogherà con il suo avversario di sempre, Giampaolo d'Este, e questo ha un po' scombussolato. Questa, diciamo, è una sorpresa nello stesso equipaggio. È uno scoop, diciamo, che vi diamo oggi. Ma e questo ha creato qualche, come dire, molta gioia, perché in nome dello sport si sono superate antiche rivalità, ma anche qualche scombussolamento. Pensate, come se, non lo so, la Juve e il Milan si mettessero assieme contro tutti gli altri, oppure che se Totti andasse a giocare alla Lazio, no? Per noi è un po' la stessa cosa. Quindi questa cosa vedremo come sarà presa. Ma ovviamente significa che l'amore per lo sport fa superare le competizioni. Diamo la linea a Luca Colombo, che è sulla macchina con le vincitrici della gara delle mascherette. Luca, eccoci qui con Anna Mao alla mia sinistra e Romina Ardit. Ma voi veramente siete dei fenomeni. 11ª bandiera rossa in storico, o sbaglio? 11ª, sì, ne abbiamo vinte 8 di fila, poi ci siamo fermate 10 anni.
e adesso altre tre di fila. Quindi siete anche regine del remo. Sì. E poi c'è una particolarità che vi lega, non soltanto un destino sportivo, perché? Siamo nate lo stesso giorno, dello stesso anno, mezz'ora di differenza. E siamo cognate, suo marito ha vinto oggi in Sulle Caroline. Quindi più festa di così. Grazie, complimenti. Grazie, eccola, grazie a Luca Colombo e insomma è tutto in famiglia, ecco. Grandi sportivi. Eh sì, ecco la gara, ci sono già due barche molto, molto avanti, vedete che stanno praticamente passando le prime boe e i favoritissimi oggi saranno appunto. Ecco gli equipaggi, li stiamo ecco vedendo. Gli equipaggi, il bianco Alessandro Secco e Luca Ballarin, il canarin Andrea Ortica e Jacopo Colombi. Il viola Rudy Vignotto e Giampaolo Dette, eccolo, appunto la coppia equipaggio da battere e la barca da tenere d'occhio, favoritissimi assolutamente. Il celeste con Giuliano Pagan e Gaetano Bregantin, il rosso con Andrea Bertoldini e Luigino Lombardo, il verde con i fratelli Busetto, Roberto e Renato Busetto, che hanno vinto una storica, pensate, almeno 25 anni fa e tornano a vogare e oggi potranno ben figurare. Poi abbiamo l'arancio di Sebastiano Della Toffola e Tobia Barina Silvestri, il rosa di Mattia Costantini e Maurizio Rossi, infine il marron di Alvise d'Este e Mattia Colombi. Adesso racconteremo anche chi sono questi campioni. Quest'ultima barca è una di quelle che può dare, per così dire, fastidio ai favoritissimi, che sono Rudy Vignotto e Giampaolo d'Este. Rudy Vignotto è insomma il poppiere più forte che ci sia in circolazione, ha vinto 15 volte la regata storica con il cugino, che quest'anno è stato purtroppo fermato dal medico per una sospetta malattia, e quindi si è messo con il suo avversario storico Giampaolo d'Este, altro super campione che voga e a prua. E oggi accade anche una cosa, noi l'abbiamo detto tante e tante volte, i gondolini sono la Formula 1 del mare, tant'è vero che per la prima volta oggi la regata si è gemellata col Gran Premio di Formula 1 di Monza, che si è svolto in contemporanea proprio oggi, e a suggellare questo legame tra l'eccellenza sportiva dei motori e i gondolini è la Formula 1. I gondolini che sono la Formula 1 del mare, la vedete, una Formula 1 che è su una chiatta galleggiante qui sul Canal Grande resterà per tutto il tempo della regata. Questa Formula 1 è arrivata sulla laguna e ci sarà uno scambio culturale, no? Perché i vetrai veneziani, sì, sono coinvolti in questa Formula 1. Il gemellaggio consiste anche nel fatto che per la prima volta tra i premi, diciamo, della Formula 1 ci sono anche delle sculture in vetro dei vetrai di Murano, e questo testimonia appunto delle eccellenze veneziane. Ecco, questo è il sindaco che appunto si fa fotografare vicino alla Ferrari, come anche i campioni del remo, c'era una gara di selfie, insomma la Ferrari è sempre una nostra grande eccellenza, e la Ferrari in acqua vicino alle Ferrari che vanno a remi, diciamo senza motore, che però è un bel connubio, è un bel connubio. Costantino D'Orazio, è la tua prima regata in diretta, che cosa ne pensi di questa tenzone d'altri tempi eppure così moderne? No, in fondo non c'è grande differenza tra l'entusiasmo, no, della Formula 1 e l'entusiasmo di questa gara, insomma, perché effettivamente la città risponde in un modo eccezionale. Guarda che la nostra Ferrari è già ampiamente in testa, come potete vedere, e quindi il viola di Rudy Vignotto e Giampaolo d'Este, purtroppo eravamo stati facili profeti, ha già due barche di vantaggio sul canarin dei pur bravissimi Jacopo Colombi, che è un atleta del canottaggio, ha vinto delle medaglie anche nella canoa, e Andrea Ortica, ma il distacco è già abbastanza, li vedete davanti. Guarda che bella questa ripresa, Palazzo Ducale, Campanile di San Marco. Questa è la visione che avevano. E a proposito di palazzi, vogliamo sentire qualche altra cosa dei tuoi palazzi? Sì, perché il percorso storico dei palazzi non termina con quelli con, abbiamo parlato prima, con le finestre cuspidate, perché se abbiamo detto che nel 400 ancora Roma e Venezia guarda Oriente, ad un certo punto nel 500 comincia a cambiare sguardo e guarda a Roma. E così allora gli architetti che vengono incaricati di realizzare nuovi palazzi che affacciano sul Canal Grande cambiano completamente stile. Prima abbiamo citato il Casinò, Palazzo Vendramin Calergica, Vendramin Calergi, ed è poi uno dei migliori esempi di questo cambio completo di stile. Ecco, lo stiamo vedendo individuato sul Canal Grande, già riuscite a capire come quel discorso che vi facevo prima delle finestre associate una accanto all'altra cambia completamente, non ci sono più finestre
finestre a punta, ma questi sono archi che vengono da Roma, archi che vengono copiati dai palazzi farnese, dai palazzi papali, con anche una serie di decorazioni che guardano all'antico. Vedete le colonne con i capitelli greci e un sapore completamente diverso. Quindi quando ci troviamo di fronte a palazzi con delle facciate di marmo, non più di Pietradistria, stiamo parlando di palazzi più recenti. Un altro, molto vicino come età a Palazzo Vendramin, è Carezzonico. Anche questo è uno dei palazzi più belli, meravigliosi. All'interno è allestito un museo del Settecento veneziano e vedete qui ancora la regolarità di questi archi, uno accanto all'altro. Ha una particolarità, non ha il nome della famiglia che l'ha costruito, vero? Esatto, ma perché in realtà questi palazzi cambiano continuamente di proprietà. Guardate quanto è decorato. Nell'epoca barocca il palazzo serviva a mostrare la ricchezza della famiglia che lo abitava, quindi diventano sempre meno palazzi da lavoro, come dicevamo prima, e diventano palazzi di rappresentanza. L'ultimo che vi racconto è dell'Ottocento, o meglio, è un palazzo cinquecentesco ridecorato nell'Ottocento, è Palazzo Barbarigo, e ora che vedrete il dettaglio della facciata capirete la differenza dagli altri. È rivestito di mosaico ovviamente fatto in pasta di vetro, quindi è stato realizzato con il vetro di Murano, e questi si è tornati indietro nel tempo perché si sta raccontando storie legate alla famiglia Barbarigo e all'antica Venezia in uno stile che ricorda un po' il Medioevo, il Rinascimento, malgrado siamo 200-300 anni dopo, ma è un po' anche la celebrazione del vetro veneziano che diventa decoro. Che meraviglia, sono storie che sembrano leggende quasi. Ma è così, ma un po' è così, quindi chi ritornerà sul Canal Grande con un vaporetto potrà in qualche modo interpretare l'età dei palazzi. Torniamo al presente, Vitucci. Guarda che in questo momento i nostri campioni stanno passando, guarda un po', proprio davanti al Palazzo Barbarigo. Sono appena entrati nel Canal Grande e li vedete in primo piano sulla sinistra, il gondolino celeste, il gondolino, scusate, viola di Rudy Vignotto e Giampaolo d'Este conduce saldamente in testa. E qui si aprirà un dibattito fra i tifosi se questa cosa faccia bene alla voga, cioè di una coppia così forte che praticamente non ha quasi avversari, oppure se abbia, come dire, rotto un po' gli antichi equilibri. Vedete che ci sono almeno tre barche di differenza, vedete con che grande tecnica anche il poppiere che sta dietro a quel gigante che è lì davanti in primo piano, che si chiama Giampaolo d'Este. Dietro c'è Rudy Vignotto, che non solo guida la barca come fa il gondoliere a poppa, no? Ma anche spinge in un modo incredibile. Guardate che bellezza che sono queste forcole, le forcole appunto sono gli scalmi, come dicevamo prima, che sono delle opere d'arte, sono delle opere d'arte, sono alte 60 centimetri quelle di poppa, pensate un po', e hanno 8 posizioni, qui saranno andando intorno ai 12-15 km l'ora, ma diciamo che lo sforzo maggiore si produce in partenza quando danno il tutto per arrivare primi. E nell'ultima regata dove li abbiamo visti a Pellestrina, dopo 30 secondi circa, 30-35 battute, erano già in testa. Quindi sono bellissimi da vedere, è una bella vittoria dello sport, diciamo così, che è come dire che corresse soltanto la Ferrari, ecco, e gli altri. Sì, naturalmente Rudy voga con una scarpa, sì e una no, perché deve mantenere il piede saldo a poppa del gondolino, perché ricordiamo che questa barca sembra una gondola, in realtà è alta praticamente 40 centimetri dall'acqua, guardate un po', qui se tu non sapevi vogare prima, cara Francesca, sulla nostra mascheretta, qui credo che non faresti 2 metri, perché è difficilissimo soltanto tenerla in equilibrio. Guarda, forse sulla dogaressa potrei stare in equilibrio io. Sì, ma come dogaressa, esatto, appunto, come regina, portata dai gondolieri. Esatto, come regina della Repubblica. Quindi ammiriamo anche lo stile di questi due campioni. Ricordiamo che Giampaolo d'Este ha vinto 11 storiche, ma è fermo da 3 anni, non ha più vogato con il suo compagno storico Ivo Tezzat. E Rudy Vignotto, appunto, ha divorziato dal suo cugino Igor Vignotto e adesso si avvia ad essere quello che ha vinto più regate storiche nella storia, perché se vincerà questa arriverà a quota 16 contro le 15 del cugino. Vediamo, Alberto, vediamo nel frattempo qualche immagine dell'aspetto più puramente rievocativo di questa regata storica, che è appunto il corteo storico.
che rievoca l'arrivo a Venezia di Caterina Cornaro, che era la vedova di Giacomo da Lusignano, e siamo nel 1489. Costantino, eccola, questa è accanto al Doge. È una storia bellissima, perché lei era una regina, era regina di Cipro. E quando arriva... lo voleva restare, forse. Esatto, ma purtroppo invece Venezia era una repubblica, e quindi quando arriva a Venezia, per essere accolta in città deve necessariamente abdicare, quindi rinunciare al suo rango e diventare però una figura di spicco di questa grande comunità. Ecco, la caratteristica di Venezia, un po' come tutte le repubbliche marinare, ma di Venezia, a Venezia fa ancora più stupore, è che in realtà stiamo parlando di una grande comunità che aveva un grande scopo, un unico scopo, quello di rendere grande, importante, forte, potente questa città. E infatti ognuno... avere Cipro gli interessava proprio, esatto, per questo, no? Ognuno con un proprio ruolo, che dalle classi più basse a quelle più elevate sapevano rispettare e portare avanti con grande dignità. E però viene ricevuta Caterina Cornaro con tutti gli onori, come diventa, no, figlia prediletta di Venezia, insomma, certo, la ringraziano notevolmente di aver rinunciato a questo suo regno piccolo. Ha messo avanti, come si suol dire, florido, la ragion di Stato, no? Insomma, è più importante che la città possa possedere Cipro che lei il suo ruolo di regina. E guardiamo nuovamente l'Alzaremi che hanno fatto. Siamo tornati in diretta. Ecco i grandi campioni che adesso praticamente lasciano andare un po' il gondolino, come vedete sembra quasi che vada sulla scia delle spinte di prima, vanno piano, in realtà vanno fortissimo ma sono molto affiatati. Eccoli, questo è Rudy Vignotto e Giampaolo Deste. Guardate com'è diversa appunto la forcola dove si appoggia il remo a prua, è molto più bassa perché deve sostenere una spinta tremenda, perché questo è un campione che pesa, dicevamo, quasi come il gondolino intero, no? camminano tantissimo, sono anche felici perché dopo le polemiche, dopo le incertezze, oggi possono mettere il suggello. Rudy può diventare colui che ha vinto più di tutti e Deste raggiungere quota 12 nell'albo d'oro delle grandi famiglie. Al secondo posto c'è il Canarin appunto di Andrea Ortica e Jacopo Colombi, che è una nuova speranza del remo e ha 27 anni, è un campione di canoa, quindi può essere anche lui il futuro. Al terzo posto il bianco di Alessandro Secco e Luca Ballarin, una bella barca che viene da Pellestrina. Al quarto il marron di Alvise Deste e Mattia Colombi, che è il fratello appunto di Jacopo, come dicevamo prima. Sentite, ecco, forse le urla di incoraggiamento perché stanno passando. Ecco, attenzione, guardate che tecnica meravigliosa, che c'ha il gondolino in testa. Si girano quelli del Canarini, perché questo è un punto molto delicato dove si sferrano gli attacchi. Qualche anno fa, ve lo ricordate, qualcuno finì pure in acqua, ci fu una squalifica, ci furono delle polemiche. Quest'anno non mi pare che il primo posto sia in discussione, anche se dietro c'è un po' di bagarre per conquistare appunto la famosa bandiera del quarto posto. Guardate, questo è un quadro del canaletto, insomma, esatto, guarda tutte le persone che sono sulle fondamenta, è praticamente un quadro, no, sull'imbarcadero per guardare. È anche una Venezia meravigliosa, senza onde chiaramente. Sì, siamo confusi, non sappiamo se è una diretta, esatto, o se è uno dei quadri che, esatto, ci hai fatto vedere prima. Allora, in attesa, perché tra poco partirà anche la consueta gara dei galeoni delle università, che è la sfida remiera internazionale che si fa tra le università, possiamo andare a vedere che cosa succede in un altro tempio, un tempio della lirica, un tempio della danza, che è la Fenice. Sentiamo il servizio di Laura Pintus. Questa è una delle entrate della Fenice, siamo nella cosiddetta porta d'acqua. Un tempo immaginate le dame aristocratiche veneziane che entravano da qui, scendevano in gondola ed accedevano al teatro, che è veramente uno dei simboli di Venezia, simbolo della musica sinfonica, dell'opera e del balletto. Moltissime prime assolute sono state rappresentate qui, molti compositori hanno scritto proprio per la Fenice, come Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti. Andiamo a scoprirla insieme. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero,
c'è un aneddoto che la prima esecuzione in un luogo pubblico della Donna Immobile, l'aria che c'è alla fine del Rigoletto, per cercare di destare il massimo clamore con l'effetto sorpresa, volle che tutte le prove fossero sempre chiuse, che nessuno vi assistesse. Se non che la sera della prima, intanto che il gondoliere lo accompagna da casa attraverso i canali fino all'ingresso sulle rive d'acqua della Fenice, fischietta la Donna Immobile. E chi vede per la prima volta questo gioiello ricostruito perfettamente dopo il devastante incendio del 96 rimane incantato. Cuore culturale di Venezia, la Fenice ospita artisti internazionali come queste stelle del balletto, Les Étoiles. Durante le prove c'è chi non resiste al desiderio di danzare in ogni sala, mentre sul palco risuonano le note dell'adagio di Mahler che trasportano nelle atmosfere del film Morte a Venezia di Luchino Visconti. E dalla Fenice mi sposto in un altro luogo simbolo di Venezia, Piazza San Marco, sempre sulle punte, ma per una sorpresa. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, vediamo tutta la tifoseria che si assiepa intorno al Canal Grande. Alberto, qua c'è proprio un tifo da stadio, davvero? Eh? Beh, sì, diciamo che il tifo anche negli ultimi anni si è un po' rinvigorito, nonostante i veneziani siano sempre meno, forse sono sempre. Tra il tifo più... dei veneziani e la curiosità dei tanti turisti, certamente, che arrivano. E poi a vogare, come dicevamo prima, hanno imparato anche delle veneziane acquisite. C'è una mostra di Van Gogh in corso, lo vediamo da questa immagine. È una mostra virtuale, non è una mostra di quadri di Van Gogh. Sì, esperienza, sì, di proiezioni. I nostri gondolini comunque stanno attraversando il ponte di Rialto e andranno appunto al giro del palo per poi tornare indietro. Appena avranno passato il ponte partiranno i galeoni delle università, degli studenti. Questa è una sfida che si svolge da qualche anno tra le università veneziane, intanto vedete che allungano con molta tranquillità. Per qualche anno abbiamo visto sotto il ponte di Rialto qualche abbordaggio, qualche cattiveria. Non ce n'è per nessuno, mi sembra, stasera. Non ce n'è proprio per nessuno. Cioè, qua ma sembra che vadano pianissimo. Non so appunto, se non, sensazione... non si vede lo sforzo, perché questa è una tecnica sopraffina di entrambi e ci hanno messo poco ad affiatarsi dopo 3 anni di assenza di Deste. Vedete che viaggiano benissimo, come avere 2 Ronaldo in barca praticamente. Ma dopo questa vittoria le polemiche si accenderanno ancora si accenderanno di più. Tra quelli che non volevano che la famiglia si mettesse con Buranelli, il Sant'Erasmo e le antiche rivalità, e quelli che diranno, beh, in fondo ha trionfato lo sport, abbiamo messo da parte antichi veleni e abbiamo comunque dato un'immagine di grandi atleti, perché questo bisogna dire, sono dei grandissimi atleti. Città, Costantino, Venezia è città di antiche feste, antichi veleni, assolutamente. Sospetti. No, ci sono, guarda, c'è un palazzo dove, segreti. Diciamo, poco dopo il paletto, dove girano le barche, c'è un palazzo che si chiama Palazzo Labbia, che è famosissimo perché una ce festa. La Rai. Vabbè, a parte questo. Perché ce la Rai? È un dettaglio. E c'è anche Tiepolo, il signor Tiepolo. Esatto, proprio nel salone affrescato da Tiepolo è avvenuta una festa celeberrima che si è conclusa con il lancio di tutte le stoviglie d'oro nel Gran Canale. Così diciamo il proprietario, Labbia, aveva detto, perché voleva dimostrare lo sprezzo per la ricchezza, ma in realtà nella notte quelle stesse stoviglie furono raccolte da reti certo. Sotto il pelo dell'acqua, quindi in realtà poi, era molto avveduto. Poi insomma. Lui dichiarava Labbia. O non l'abbia, esatto, sarà sempre poi l'abbia. Però le riportava a casa, esatto, dei nobili, che nobili in decadenza. Storie che ricordo. Faceva glamour anche senza dubbio. A quel tempo. Nello stesso palco, devi parlare, scusa Alberto. No. Guardate, dicevo, che belle riprese che abbiamo in primo piano di queste barche che sembrano star ferme, appunto, no? E ripeto, sono a 40 centimetri dall'acqua, quindi è molto difficile anche solo tenerle in equilibrio. Guardate la meraviglia di queste forcole, alta tecnologia veneziana, sono pochi ormai gli artigiani che Guarda,
costruiscono. Gli altri sono tutti, vicinissimi, tutti, cioè, loro sono proprio di un altro livello. Sono pochissimi gli artigiani che ormai sanno costruire queste barche e queste forcole. E io credo hanno un costo queste forcole. Costano, mi affascinano costano molto parecchio. Queste forcole costano parecchio. Ci sono quelle d'autore, diciamo, che costano, possono costare anche 1.000 euro, insomma, queste. E poi ci sono quelle fatte in casa che costano molto meno. Loro ovviamente non solo hanno quelle d'autore, ma poi se le sistemano a seconda del peso del regatante, a seconda della tecnica, ognuno ce l'ha sistemata in maniera un po' diversa, se voi notate. Con una cultura millenaria come questa, il museo della forcola? Ci vorrebbe il museo della forcola, il museo del gondolino, il museo della voga. La laguna è un museo a cielo aperto, un museo vivente, però questa è la differenza. Non vogliamo essere una città museo, ma una città dove si mostrano le eccellenze e le grandi cose che sono state fatte. Sono partiti, ecco, la finale di Galeoni, che dicevamo, sono 750 metri da Rialto a Ca' Foscari, sono appena partiti, e si sfidano l'Università di Venezia e l'Università di Warwick, che hanno vinto le due semifinali. Questa è una tradizione ormai, una tradizione. Perché le altre due università in gara erano l'Università di Harvard e l'Università di Losanna, che hanno perso, diciamo, le finaline di ieri e hanno corso per il terzo e quarto posto. Questo è l'equipaggio misto delle nostre due università, cioè Ca' Foscari e l'Istituto Universitario di Architettura. Un equipaggio che ovviamente, non dico ovviamente perché ha vinto quasi tutte le ultime edizioni, stanno già in testa. Ed è una tradizione anche per noi che i rettori di queste due università siano qui con noi a commentare questa gara tra Galeoni. E qui con me c'è il Michele Buglisi, rettore di Ca' Foscari, e il delegato dello UAV Stefano Munarin. Buglisi, buongiorno, bentornato. Munarin, buongiorno. Ma Vitucci, continuaci a raccontare ancora che cosa accade nella gara. Allora, eccoci qua, eccoci noi in diretta. C'è sempre Venezia in finale. Come dobbiamo fare? Siete troppo forti, i vostri studenti sono fortissimi. Insomma, sì, facciamo un lavoro che dura un anno, ma insomma l'anno scorso è andato vicino, Vienna ci ha conteso in maniera molto, molto importante la vittoria. Vedo che stiamo abbastanza avanti quest'anno. Quest'anno in gara università svizzere, americane, inglesi, insomma scambi culturali notevoli, queste gare preludano anche a incontri tra gli studenti? Sì, certo, gli studenti arrivano qui, stanno qui con noi 3 giorni, quindi passano i giorni assieme alla Giudecca dove si fanno le qualificazioni, i giorni prima c'è una cena assieme, ed è un modo appunto di ancora una volta di aprirci al mondo e di una forma di internazionalizzazione, diciamo, attraverso anche lo sport, che fa conoscere Venezia agli studenti. Nel frattempo, mentre i ragazzi corrono sui loro galeoni, vedo in un'altra telecamera che sono al paletto i gondolini. Possibile? Spettacolo eccezionale, i gondolini stanno girando appunto il paletto e in testa sempre Giampaolo d'Este e Rudy Vignotto, che ormai non hanno avversario, ma guardate che spettacolo questo giro di metà gara. Nel frattempo è uno spettacolo emozionante, perché qui a Ca' Foscari intanto stanno arrivando i galeoni delle università di cui parlavamo prima. Ecco i galeoni prima. Torniamo qui alla macchina, vediamo qual è il galeone vincitore. Vitucci, qual è il galeone vincitore? Chiediamolo al professore. Beh, ha vinto il galeone di Venezia. Un po' di entusiasmo, però un po' di entusiasmo è perché è talmente abituato che vincono loro. Una bella celebrazione quest'anno. Ca' Foscari celebra 150 anni, insomma, è una degna celebrazione. Volevo prendere un minuto per ringraziare chi ci dona le coppe, il trofeo e la New Urano Glass Gallery di Ivano Seno, col maestro. Quest'anno ha fatto un trofeo veramente bellissimo, Fabio Fornasieri, il maestro, siamo contenti. Senta, però voi vincete sempre, allora bisogna fare una cosa, l'anno prossimo questi ospiti, diamoli la possibilità di vincere un attimo, anche se siete più bravi ormai, questo l'abbiamo capito, lo sappiamo, no? Dice lo sport, questo è bello vedere i ragazzi che si incontrano, lo sport è parte della vita universitaria, sport e università sono un binomio che va assieme, la gara è il farla e vincerla, poi vabbè, la competizione la vinciamo noi, va bene così. Sono equipaggi misti, ragazzi e ragazze insieme? Sempre misti, metà e metà, diciamo 4 e 4, sono ragazzi che tutto l'anno vogano assieme in tutte le specialità di voga che facciamo come centro universitario, quindi sia dalla voga tradizionale veneta sia nuove modalità di voga, e quindi solo si dedicano tutto l'anno, e alla fine l'equipaggio è scelto anche in base all'impegno che mette, non sono i più bravi necessariamente che vengono selezionati,
selezionati tra gli otto, ma sono quelli che hanno dimostrato durante l'anno l'impegno, l'interesse e anche la voglia di stare insieme in barca, che è un modo particolare di conoscere questa città. Per uno studente diventa un'esperienza di vita straordinaria stare qui, vogare in questa città, che significa anche conoscerla. E questo è importante perché c'è questo legame forte tra sport e cultura, collaborazione e conoscenza di altri giovani di altre culture. Allora, ancora quest'anno viva i ragazzi di Venezia di Ca' Foscari e dello IUV. Grazie professor Buglisi, grazie professor Munarin. Alberto Vitucci, che succede con i nostri gondolini? Intanto diciamo che questi ragazzi anche ecco il giro del paletto, dove appunto girano senza praticamente avversari. È un momento in genere molto delicato, dove succedono delle cose, delle squalifiche, no? Delle polemiche che poi durano per mesi qui a Venezia, perché dovete sapere che poi nei giorni successivi i regatanti si trovano, no? I bandierati, si dice, si trovano e discutono per mesi. Invece in questo caso le polemiche ancora non ci sono. Senti Costantino D'Orazio, tu non assisterai con noi alla finale di questa gara tra le Formule 1 del Remo, perché a me il nome la guarda guarderò su Rai Play sul telefonino. Devi scappare, benissimo, ti telefoniamo più tardi. Grazie, grazie Costantino D'Orazio, davvero grazie di essere stato con grazie noi a voi e di averci commentato queste cose bellissime, di averci fatto fare un modo di conoscere la città, è veramente un modo di conoscere la città questa regata storica. Spendiamo anche una parola per questi questi studenti che abbiamo visto un attimo fa, che sono il futuro della voga. Questi sono i nostri campioni, guardate che gesto atletico bellissimo, e guardate ormai l'isolamento, possiamo dire, dei nostri Vignotto ed Este, che hanno unito, ripeto, due tifoserie che fino allo scorso anno insomma andavano quasi per tribunale, c'erano i barconi qui contrapposti, c'era un tifo molto molto agguerrito, come si usava un tempo nel canale della Giudecca, quando i pescatori Buranelli e i pescatori Giudecchini si pigliavano a botte con qualche colpo di pistola addirittura. Adesso non siamo a quel livello, però questa cosa qui ha fatto fare un passo avanti enorme, e vedete che in nome dello sport appunto antiche rivalità si sono superate. Immagini bellissime di una voga che è assolutamente tecnica, perché abbiamo in queste imbarcazioni atleti di tutte le età e giovanissimi. Ricordiamo anche le riserve che oggi non vogano, ma che sono due ragazzi di 20 anni e quindi sono appunto un po' il nostro futuro, Giacomo Marangon e Simone Vecchiato. Ed ecco i nostri gondolini che hanno girato a Rialto, mentre D'Este e Vignotto hanno già superato il ponte. Quante centinaia di metri mancano? Mancano esattamente 600 metri ad arrivare qui all'arrivo. E vogano in perfetta solitudine e in grande bellezza, come potete vedere. Ricordiamoci che abbiamo la possibilità di rivedere il percorso, così in modo da cercare di capire a che punto sono, se la regia. Siamo quasi all'arrivo. E ricordiamo la difficoltà anche di tenere questa barca in equilibrio, perché non abbiamo, ecco qui il percorso, la punta della dogana, vedete questa bellissima grafica, il ponte dell'Accademia, il canal grande che gira, la volta di canal di Ca' Foscari e verso Rialto, ecco il ponte di Rialto, gira a sinistra, e poi a San Marcuola di Fonte Granai della Repubblica Cavendra Micalergi, giro del palo e ritorno, di nuovo il canal grande, Rialto. Ecco, capiamo dove la sono. La strada più bella del mondo, possiamo dirla, no? Ce l'abbiamo. Dici qua. Dove sono adesso? Ca' Foscari, l'arrivo. Ecco. L'arrivo. Adesso sono a Rialto e li vediamo dalla nostra postazione dietro a noi, e stanno per arrivare in assoluta tranquillità. Mancano circa 300-400 metri all'arrivo, e direi che a giudicare. Mentre questa è stata una gara strepitosa da un certo punto di vista, da un altro non c'è stato grande mordente, perché è quasi una vittoria annunciata questa. Qualcuno di questo equipaggio particolare. Che i due campioni, i due Ronaldo, non potevano stare nella stessa barca. Uno doveva, come dire, tirarsi un giovane, uno, e tirarsi un giovane anche l'altro, avrebbero magari rilanciato la voga. Però Rudy, molto sinceramente, ha detto: ma io veramente voglio vincere, e per vincere con D'Este, guarda che bello, qui le salutano. Importante, ma coraggiosi, sì, anche quelle gli sono equipaggi. La moglie e la figlia sulla destra, li vedete che fanno il film. Eccole. A Rudy Vignotto, questa è una bellissima immagine della famiglia Vignotto assieme. Lara Vignotto, la figlia, eccola qui, la moglie Luisella Schiavon, che festeggiano, salutano, e insomma oggi ne hanno di bandiere. Anche il figlio ha vinto le Caorline, i due campioni li vedete qui sotto sulla destra, hanno ormai un distacco enorme. Nove equipaggi in fila indiana, ce n'è uno
sono qui che adesso. Tiene la testa. Qui a destra sono già in vista, la gente applaude, hanno superato adesso la Sant'Angelo, la fermata di Sant'Angelo, ecco qui c'erano un po' le grandi barche in genere, la contestazione a uno all'altro. Perché... Quanti anni hanno? Non sono più ragazzini, perché si avviano verso i 50, per cui Giampaolo Desta è nato nel 72, Rudy Vignotto è nato nel 69, quindi... hanno poco meno di 50 anni. Quindi ma hanno... diciamo che sono anche i più adulti in questa gara delle caroline. E possono vincere ancora molto. Secondo me consegnarsi alla storia, perché in pratica Rudy oggi con questa vince per la 16ª volta la bandiera rossa nella regata dei gondolini a due remi, con un distacco che credo da molti anni non si vedeva. Però guardate un po'. Gli applausi qui sulla macchina. Ecco, loro stanno arrivando, stanno per tagliare il traguardo. Sono vicinissimi. Perfetta solitudine, eccoli qua, gondolino perfetto, alza remi, non sono nemmeno stanchi, guarda un po'. No, sono tranquillissimi, come se facessero questa regata da una vita, direi. È come se vogassero insieme da una vita, dopo essersi tra l'altro criticati, diciamo, in modo anche abbastanza aspro, però questo per sempre, per anni, da sempre. Io da credo sempre. Che questa sia anche una bella cosa dello sport. Ecco, guardate, un bacio fra Desta e Vignotto, insomma, è un piccolo scoop, no? Dopo i remi in testa, le critiche. Bravi, bravissimi. Beh, questa è un'immagine che resterà nella storia della regata. Nella storia della Voga, assolutamente. Con questa vittoria, Rudy Vignotto qui in primo piano ha vinto 16 volte. Cioè più di tutti, anche più del grande Ciaci, del grande Strighetta, dei miti dell'Ottocento. Ecco il sindaco che va subito a complimentarsi, a chiedergli, a farsi una risata con i due campioni insieme. Beh, abbiamo visto negli anni tante volte gesti di abbiamo stizza. Visto anche qualche remo buttato in acqua, qualche minaccia alla giuria, contestazioni varie. Diciamo che per noi dal punto di vista dello spettacolo magari è un po' era meglio allora, dal punto di vista per dello è un sport momento importante, è bellissimo, però è un bellissimo. Momento che può insegnare delle cose momento... anche a tutto il paese, no? Può insegnare delle cose, che si può andare avanti, che le rivalità a un certo punto vanno superate per fare delle cose. Io credo che questo sia il futuro di questa città, che ha grandissime potenzialità e ha grandissimi momenti di crisi oggi, perché abbiamo un turismo abbastanza asfissiante, abbiamo gli abitanti che calano, ma abbiamo anche delle cose positive, insomma. Luca Colombo, chiedici la linea quando hai i due campioni. Pronti? Sono qui, ma tra poco, ecco, venite. Eccoli Rudy. Rudy, intanto cominciamo con te, vediamo se riusciamo a inquadrarti. Baci allo sponsor ed ecco Luca. Rudy, siete davvero dei fuoriclasse. Non era facile perché due mesi di allenamento a Paolo dopo quasi tre anni di sosta. Comunque non è un uomo e due uomini, è fortissimo. Per Rudy Vignotto una giornata memorabile, perché oggi in Canal Grande sono successe tante cose in famiglia. La figlia, Lara, la moglie Luisella che vogano insieme per la prima volta. Ha vinto le caroline. Mattia ha vinto sulla carolina, sul Canarin. Sì. E questa coppia inedita è veramente una bomba. Era una coppia vincente. L'hanno battezzata il Dream Team, speriamo che questo alias ci funzioni bene. Green Team. Bandiera rossa numero 16. Ma vi siete dati anche un bacio, come i Montecchi e Capuleti, il Vignotto d'Este. Ci vuole. Giampaolo, super d'Este. Allora, è un grande ritorno questo. Sì, diciamo che dopo tre anni il ritorno vincendo è il massimo. Ma con voi vince anche lo spirito sportivo, dopo tanti anni anche di asprezze, diciamolo. Ma diciamo che dopo quasi 30 anni di insulti o comunque di un'amicizia, quest'anno qui abbiamo fatto una riconciliazione, speriamo che anche la tifoseria appunto capisca sto atto e venga dietro di noi. Ha detto Rudy poco fa di aver trovato un amico. Sì, diciamo che anch'io sinceramente... sai, dopo tante guerre, addirittura non salutarsi, dopo essere in barca insieme, per forza di cose, si capisce qualcosa che prima non si capiva, ecco. Due giganti siete, tutte e due, in qualche modo. Complimenti. Grazie.
Grazie Luca Colombo, ti vediamo anche un po' commosso, perché è veramente un momento importante. È veramente bella, e meno male che hanno fatto fatica, come dice Rudy, pensa un po'. Se... cioè, veramente Guelfi e Ghibellini, ma poi devi sapere che dietro questa storia c'è la rivalità di due isole proprio, Burano e Sant'Erasmo, sono a uno sputo, sono attaccate, no? Eppure c'è una rivalità che dura da decenni e che le tifoserie si scrivevano sui muri, facevano di tutto. Vederli oggi così, veramente in nome dello sport è un grande passo avanti. Io spero che questo invogli anche molti nuovi campioni, molti giovani a prendere appunto la strada dello sport, della nostra voga, che si possa di nuovo insegnare nelle scuole, insomma introdurre come uno sport che ha un futuro, ecco, non è una tradizione, non è uno sport del passato, ma è uno sport innanzitutto ecologico, perché come vedete non ci sono fumi, non ci sono onde, non ci sono motori. Guardate come si anima, come si sta animando il Canal Grande delle barche d'epoca che tornano a vogare su questa splendida, su questo splendido panorama. Allora, mentre i nostri campioni d'Este e Vignotto stanno per ricevere il premio, noi ci fermiamo un attimo, mi dicono dalla regia dobbiamo mandare la pubblicità? Ecco, guardate un po' tutte le varie tipologie. Allora, eccoci col sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Sindaco, il commento di questa regata 2018, la strana coppia, Guelfi e Ghibellini che hanno fatto pace, che cosa è successo? È una città che in silenzio vuole ricominciare a vivere con le proprie forze, però insomma quando noi abbiamo cominciato 3 anni fa questa platea era mezza vuota. Non ci credeva quasi più nessuno. Noi crediamo che la Voga sia una delle anime forti di Venezia. Abbiamo veramente investito tutto sui giovani, sulla Voga, sulle remiere, ci hanno dato ragione queste cose. Oggi era tutto strapieno. E sono ha coinvolto giovani. Tanti tifosi anche. Sì, sono anche le famiglie dei giovani, tanti anche della terraferma, che cominciano a utilizzare questo che è un vero e proprio sport, la Voga alla Veneta, che facciamo solo noi. È un grande successo, prima di tutto per la gente e per le persone. Poi voglio sottolineare questo gesto importante dell'alzaremi di tutte le remiere. Oh, ecco, sindaco, di tutte le remiere che hanno fatto l'alzaremi in onore delle vittime del crollo del ponte di Genova, Fratelli d'Acqua. Esatto, abbiamo chiesto che facessero, abbiamo gestito questa operazione con grande anche partecipazione del pubblico dalle rive, e voglio dirlo a tutte le persone di Genova, noi siamo Venezia, è vicina a Genova, e l'Alzaremi è proprio il simbolo, ecco lo stiamo guardando adesso, è proprio il simbolo di un grande rispetto per quello che è successo, questa grande tragedia. Venezia è vicina a Genova col cuore prima di tutto. Venezia e Genova si sono incontrate proprio pochi mesi fa, Venezia è stata ospite di Genova per il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, quindi è un'emozione ancora più forte perché è stata vissuta proprio da vicino. Sì, io posso anche dire che casualmente qualche settimana prima della tragedia io e il sindaco di Genova abbiamo firmato una lettera che abbiamo poi inviato al ministro Tria, che è andato in Cina in questi giorni, per presentare un'alleanza a Venezia con Trieste per i due fronti di mare, proprio per entrare a pieno titolo nelle grandi traffici commerciali che ci saranno nei prossimi anni con la Cina, con l'India, con il Giappone. Per cui insomma questa alleanza è molto forte, insomma l'acqua ci lega alla storia, insomma pensiamo di poter essere una risorsa le due città per l'Italia intera. Sindaco, questa storia dell'acqua è una storia millenaria, ma è anche una storia modernissima, perché ormai la regata è sbarcata addirittura sui social, quindi veramente ha attraversato le epoche. Come mai questa forza? Ma perché è forte il brand di Venezia. Venezia, il centro storico di Venezia sono neanche 60.000 abitanti, ma il brand di Venezia nella sua dimensione, diciamo, globale è enorme, e lo vogliamo mettere a disposizione dell'Italia. Ieri c'è stata una macchina della Ferrari, è stata esposta prima a Mestre e poi sul Canal Grande. Oggi abbiamo avuto la binata, grazie anche alla RAI, con il Gran Premio di Monza. Pensiamo che dalla storia, da questa che per noi è la Formula 1, quella di Gondolini che avete appena visto, si possa collegare con la Formula 1, diciamo, con la grande tecnologia, insomma, ecco. Per cui dalle tradizioni si può saltare al futuro. Per cui questa alleanza tra storia e futuro è la vera,
la vera risorsa che Venezia mette in campo, con la grande apertura verso tutti. È stato qui il presidente della Regione Lombardia e assieme abbiamo definito come possiamo andare avanti per metterci al servizio per il paese intero, per tutti, tutti devono essere partecipi. Grazie Sindaco Luigi Brugnaro di esserci venuti a trovare anche quest'anno, in bocca al lupo. Vitucci, allora, facci ancora un commento su questa... su questa strana rivelazione. Ma di quest'anno, sai che il commento quest'anno è più difficile del solito, perché di solito abbiamo sempre queste rivalità, questi sorpassi, queste cattiverie, queste retroscena, queste polemiche, squalifiche, e quest'anno abbiamo, ripeto, i due Ronaldo nella stessa barca, e sai com'è, non ce n'è per nessuno, dicevano qui, effettivamente non ce n'è per nessuno. Io ritengo che sia un bellissimo segnale per lo sport, ripeto, che deve invogliare appunto anche i giovani, perché è difficile vogare a Venezia, non è una cosa molto semplice, ci sono le onde, c'è il traffico, insomma, nei giorni, guardate che immagine bellissima di questa città, terra, acqua, terra, campanile dei Santi Apostoli e la terraferma sullo sfondo. Senti, in attesa di rivedere alcuni dei momenti salienti di questa straordinaria gara, torniamo a sentire Laura Pintus, perché ci aveva promesso una sorpresa. Allora andiamo a vedere che cosa si tratta. Sono in questa splendida piazza che, come vedete, sembra sospesa sull'acqua, palcoscenico ideale per grandi rappresentazioni, sontuosa, elegante. E proprio qui una stella della danza internazionale che tutto il mondo ci invidia, Roberto Bolle, ha ballato. Noi l'abbiamo incontrato e ci ha raccontato il suo amore per Venezia. L'abbiamo incontrato a Roma durante il Bolle in France. Ma ascoltiamolo. Piazza San Marco è un luogo magico, cioè veramente una cornice incredibile, perfetta, veramente molto teatrale anche, quindi riuscire a esibirsi su quella piazza è stato un momento per me indimenticabile. Questa città ha sicuramente un'energia e una bellezza, chiaramente, e un carisma di una grande forza attrattiva, per noi artisti in particolare. L'acqua, che è un elemento fondamentale della città, che un po' richiama questo movimento elegante, armonioso, fluido della danza, e Venezia in questa sua cornice unica, magica, al di fuori del tempo, si coniuga perfettamente con la magia della danza. Ed un artista come Roberto Bolle non poteva non apprezzare, non essere in feeling emotivo e artistico con una straordinaria città come Venezia. Allora Alberto, salutiamo Luca Colombo della sede di Venezia, che sta scappando in redazione per fare un pezzo per questa sera. Luca, grazie di essere stato con noi. A te la linea Luca. Questo ingorgo di questo canaletto surreale, di questo ingorgo di remi e motori, ci viene in mente il pensiero di un ingegnere poeta, diceva: Venezia è una città necessaria. Grazie a Luca Colombo. Ed effettivamente è molto strano, perché fino a pochi minuti fa Venezia sembrava una città ritornata nel passato, centinaia di anni fa, adesso si comincia a vedere che Venezia è una città moderna, perché tra queste imbarcazioni stupende, cinquecentesche d'epoca, cominciano a girare i motoscafi, i taxi, i vaporetti, insomma riprende il traffico che è stato bloccato per alcune ore. Beh, i motori ci sono, certo non possiamo tornare al 500, diciamo che Venezia è abbastanza minacciata però da questo esplodere dei motori, il comune qualcosa sta cercando di fare, la capitaneria anche. Per il traffico però, eccoli qua, guardate questo time lapse, come ci dice che insomma cominciamo ad avere i problemi delle altre grandi metropoli, solo che non c'è l'asfalto e non c'è una città che si può ampliare, ma c'è una città che soffre rispetto a questi colpi. Queste che sono immagini che abbiamo ripreso in questi
giorni, quindi sì, sono immagini del traffico. Purtroppo, no, purtroppo, per fortuna, i grandi eventi che di questa città attirano turisti, i turisti attirano motoscafi, e ci vuole un sistema di controllo, come ha detto lo stesso sindaco, come ha detto il ministro, un sistema di controllo continuo. E infatti, come sempre, uno ogni anno, regole, lo diciamo ogni anno. Sì, abbiamo fatto un servizio 10 anni fa. L'overdose di turisti a Venezia veramente rischia di avvelenare la città, ma è difficile. Vogliamo vedere un servizio proprio su questo problema, vediamolo, di Luca Colombo. E ti ordinava Isa che nega sfratta. Prendi la valigia che ci hanno sfrattato. Si fanno chiamare coro delle lamentele di Venezia. Protestano con spirito, senza piagnistei. L'ennesima estate cafona in laguna e non solo fa più notizia di loro. L'offesa al decoro è un problema, ma offusca il problema, uno spopolamento che rasenta l'irreversibilità. 9,5 milioni di visitatori a Venezia nel 2017, per 37 milioni di notti, più 8% in hotel, in affitto. Solo Airbnb gestisce 6.000 sistemazioni nel territorio comunale. Alloggi sottratti alla residenza, invasi da ospiti non sempre educati. E il centro antico ha perso altri 5.000 abitanti in 5 anni. È sotto i 54.000, 80.000 con l'arcipelago, 260.000 circa con la terraferma. La marea dilaga anche lì. Poi la pressione delle crociere, delle orde di giornata, turismo redditizio e micidiale, con il suo strascico d'evasione, abusivismo, commerci pataccari a danno dell'artigianato vero. Nella ricerca di una sostenibilità possibile, il contingentamento sperimentato dal comune a Carnevale, il minimose dei tornelli, diluiscono i picchi del momento e certificano la mutazione a fondale per eventi di massa e feste VIP. A giugno un'azienda ha celebrato il 50° con banchetto nel cuore di Palazzo Ducale e sorvolo delle frecce tricolore. Qualche comitato invoca per la quinta volta separazione da Mestre e statuto speciale. Servono nuovi veneziani e lavoro diversificato. Farne una mummia o un Luna Park non salverà la città. L'alternativa è fingere di abitarvi per mestiere. Suggerimento del padiglione ceco e slovacco alla Biennale Architettura. Fare da comparse fra le pietre vuote di Venezia. Se Luca Colombo ha chiuso con la Biennale, adesso proprio andiamola a vedere questa Biennale Architettura, andiamo a vedere di che cosa parla quest'anno. Biennale di Venezia, 123 anni di creatività e futuro. Ogni anno nella città, negli spazi dell'Arsenale, nei giardini si alternano la Biennale di Arti Visive, quella di Architettura. E sono due architetti irlandesi le curatrici di questa edizione. Novità assoluta, il padiglione della Città del Vaticano, allestito nel parco dell'isola di San Giorgio Maggiore. Il progetto Vatican Chapels ha preso spunto dalle cappelle nel bosco realizzate negli anni 20 del Novecento dall'architetto scandinavo Gunnar Asplund a sud di Stoccolma. Un percorso spirituale tra gli alberi in cui 10 architetti internazionali hanno giocato con spazi aperti e spazi chiusi in cui i visitatori possono raccogliersi. E ancora tra la vegetazione suggestioni arrivano da una capanna. La capanna, costruita dal giapponese Terunobu Fujimori, si sostiene con travi di legno che si trasformano in una croce rivestita d'oro, in un percorso ascensionale a cui contribuisce la luce naturale. Suggestioni da allestimenti di artisti italiani e stranieri. Francesco Cellini ha invece realizzato uno spazio aperto solo con un tavolo e un libro. O lo spagnolo Javier Cortalan un abbraccio circolare sostenuto da una tipica briccola veneziana. Proseguiamo il nostro percorso nel parco. Qui vediamo la cappella di Norman Foster, realizzata in modo davvero particolare. Con degli assi di legno a formare una sorta di piramide. È un percorso di meditazione, quello che si può respirare e vivere all'isola di San Giorgio Maggiore. Mm.
Eccoci tornati in diretta e vogliamo ricordare una cosa, Alberto, che tra le barche che hanno sfilato quest'anno, come sempre, c'è la barca dell'Associazione Italiana contro le Leucemie. Sì, il suo fondatore Franco Mandelli è morto quest'anno, è stato un uomo che ha fatto tanto per infatti ce n'è più di una all'insegna della solidarietà, e noi abbiamo appunto Giovanni Aliata che da anni si spende per questa cosa, e erano addirittura 10 la barca in rosa delle donne che lottano contro il tumore, sono davvero tante, esatto, la barca dell'Avis per i donatori di sangue, insomma c'è un mondo anche all'interno di questo corteo sportivo che abbiamo visto un attimo prima, che è un mondo fatto di volontariato, di associazionismo, che è importante, di gente che lavora anche per, appunto per le buone cause, che insegna ai giovani a vogare, che insegna tante cose, assolutamente non a scopo di lucro. Sul Canal Grande intanto vediamo che sta tramontando il sole, anzi sta scendendo proprio la notte, allora proprio immergiamoci nella notte veneziana e andiamo a vedere un po' di misteri di questa straordinaria città, condotti da un personaggio molto noto della laguna, Giulia Pollonio. Benvenuta mia cara, vi condurrò in una Venezia magica, misteriosa, di notte sull'acqua. Seguitemi. Vi porterò in una Venezia misteriosa, inquietante ma anche eccitante, così come è sempre stata di notte, specialmente sull'acqua. L'acqua è un elemento fondamentale, mutevole, anche le maree ad esempio, l'acqua alta che c'è sempre stata e sempre ci sarà, ma soprattutto è il punto di vista migliore della città. La città si fa bella sulle rive d'acqua, le parti di uscita e di entrata dei palazzi dalle calli sono di servizio, è dall'acqua che c'è l'entrata trionfale, è dall'acqua che la città si fa bella specchiandosi. Passati sotto il ponte dei sospiri, il ponte che collega Palazzo Ducale alle carceri nuove. Tutti pensano che questi siano sospiri d'amore e si baciano davanti a questo ponte. In realtà no, chi passava da lì vedeva per l'ultima volta la laguna, la luce del sole, e quindi erano sospiri di sofferenza. E di pena. E di pena. Invece le carceri di massima sicurezza erano i piombi, che erano le soffitte col tetto piombato di Palazzo Ducale, quelli in cui fui imprigionato io e dai quali solo io sono fuggito in tutta la storia della Serenissima nel 1756. Ma questa piazza a quest'ora diventa per me assolutamente magica, e questi suoni, gente che sta sistemando le proprie botteghe, lavori sempre in corso, una città che ha sempre bisogno di essere restaurata come una bella donna che vuole rimanere bella. In realtà diventa anche un po' inquietante, queste ombre, questi fantasmi, da quelle colonne rosse venivano emesse le sentenze di morte che venivano eseguite tra queste due. Quindi qua siamo in un luogo dove c'è stato sì tanto prestigio, tanto amore, ma anche tanta morte. La notte è morbosa, ma sempre comunque elegante, graziosa e leziosa come la fanciulla, la dama anzi, che vado ora ad incontrare. A me ha fatto molto piacere condurti per i canali, anche perché la Venezia notturna è anche la Venezia dei riflessi e delle riflessioni.
E noi, Alberto Vitucci, lasciamoci con alcune riflessioni su questa Venezia 2018, della quale resterà il ritratto di Deste e Vignotto che vincono la gara dei gondolini. Beh, oggi sono stati incoronati due grandi campioni che forse non avevano bisogno della corona, ma che assieme hanno dimostrato di essere veramente un gradino sopra tutti. Rudy Vignotto adesso è colui che ha vinto più regate storiche nei gondolini, ne ha vinte 16. Giampaolo Deste ne ha vinte 12, ma se vanno avanti così potranno superare le immagini ogni record. Di questa gara, una gara semplicemente perfetta, hanno condotto in testa dall'inizio alla fine con una vogata assolutamente tecnica, bella da vedere, che ha infiammato i quasi 100.000 che hanno assistito oggi alla regata storica dalle rive del Canal Grande. Credi che resterà unica nella storia delle regate, oppure assaporeranno questa vittoria e magari l'anno prossimo torneranno? Ma sicuramente torneranno, ci hanno preso gusto, e poi quelle parole che hanno detto di nuova fratellanza tra due ex nemici, secondo me sono molto belle. Questa è molto bella, sì, sì. Insomma, ci lasciano un bel marchio di questa regata storica 2018, oltre che a un distacco incolmabile. Ecco, questo bacio ha commosso tutti i veneziani. Questo è il simbolo veramente della regata di quest'anno, questa regata 2018. Le strette di mano dalle autorità, e insomma, questa è la coppia del futuro, anche se, ripeto, non sono più giovanissimi, ma la coppia del futuro che viene dal passato, possiamo dirlo. Una rigenerazione della voga e dello sport e della grande tradizione della luce di Venezia, che potete ammirare in queste bellissime immagini. Senti, Alberto Vitucci, grazie di essere stato con noi anche quest'anno. Ringrazio ancora Costantino D'Orazio e Malcolm Pagani, grazie a Luca Colombo alla sede RAI di Venezia, e grazie anche alla Esterna 2 di Roma che ha realizzato queste riprese. La regata storica di Venezia 2018 finisce qui e vi lasciamo alle immagini più belle di questa giornata. Arrivederci.